Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Apriamo questo secondo pomeriggio, seconda giornata del nostro evento, Giovani ricercatori discutono di neuroscienze, all'interno di questa settimana internazionale, una settimana definita a livello internazionale, la Brain Awareness Week, cioè la settimana dedicata alla divulgazione delle ricerche che hanno come focus, diciamo, il cervello. E io sono Paola Pizzo del Dipartimento di Scienze Biomediche, insieme ai colleghi Cristian Agrillo del Dipartimento di Psicologia, a Simone Cutini del Dipartimento di Psicologia della socializzazione, dello sviluppo e della socializzazione, e il collega Antonino Vallesi. Antonino Vallesi e, mi viene Simone invece, Ettore Ambrosini del Dipartimento di Neuroscienze e Mauro Zordan del Dipartimento di Biologia, quindi siamo cinque dipartimenti dell'Università di Padova che abbiamo organizzato questo evento proprio focalizzandoci sugli interventi dei giovani ricercatori dei nostri laboratori, quindi sono studenti di dottorato, studenti di postdottorato, giovani ricercatori che lavorano appunto su temi diversi ma tutti che hanno come denominatore comune il cervello. Sono punti di vista un po' diversi, cioè dal punto di vista molecolare, dal punto di vista di connettoma, dal punto di vista di attività cognitive, comportamentali, vedremo, ma che affrontano appunto varie problematiche incentrate sul cervello. Ieri abbiamo avuto la prima giornata, mi pare che sia andata bene, abbiamo il pubblico in sala che è ridotto, l'aula in capienza è ridotta per via appunto dell'emergenza sanitaria, ma abbiamo la diretta Facebook e quindi anche persone da casa o dal laboratorio ci possono seguire. Oggi siamo particolarmente grati di avere con noi il nostro prorettore alla ricerca, il professor Fabio Zwiner, che apre la giornata e che invito a dire due parole, a darci un saluto. Grazie professore. Grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi porto innanzitutto un caloroso saluto da parte della rettrice che purtroppo non può essere qui con noi perché è impegnata a Roma alla riunione dei rettori delle università italiane. Sono giornate importanti, saprete forse che è uscito di recente il bando del PNRR del Ministero dell'Università e della Ricerca per i cosiddetti partenariati estesi. Sono progetti che porteranno nuove risorse per lo sviluppo della ricerca, in questo caso a TRL basso, quindi la ricerca di base soprattutto, ma anche alle applicazioni di questa ricerca verso la società e verso l'impresa, e tra i partenariati estesi ce n'è tra l'altro uno anche nelle neuroscienze e neurofarmacologia, che sono tra gli argomenti di questo convegno. Mi dispiace naturalmente intervenire solo alla seconda giornata del vostro convegno, ma sono veramente felice di vedere di fronte a me in presenza tante facce di giovani ricercatori e giovani ricercatrici. Questo il rapporto faccia a faccia, secondo me, è fondamentale, anche se saluto ugualmente naturalmente le persone che ci stanno seguendo da casa. Nei programmi della squadra di governo di Ateneo di cui faccio parte c'è sicuramente quello di dare un forte impulso alle ricerche interdisciplinari di qualità, perché è dimostrato che grandi progressi vengono proprio dalla commistione di diversi saperi specialistici in progetti di questo tipo, e sicuramente riesce difficile pensare a ricerche più interdisciplinari e di qualità di quelle che state svolgendo voi nelle neuroscienze, in particolare le ricerche sul cervello, che sono l'argomento di questa settimana. Quindi in questo potete sicuramente contare sul sostegno dell'Ateneo,
che si è già manifestato in un finanziamento importante a una World Class Research Infrastructure, la risonanza magnetica 7 Tesla, che diventerà la prima macchina in Italia di questo tipo ad avere un uso sia clinico che per la ricerca, e naturalmente siamo pronti anche a sostenere la amministrativamente e anche con il supporto della governance la partecipazione, la partecipazione di delle persone attive in questo campo al futuro partenariato di neuroscienze, in cui sono sicuro che Padova avrà un ruolo importante da giocare. Tra l'altro, sempre nelle misure di questo PNRR, che è l'argomento principale delle discussioni di questi giorni, che ci tiene tutti impegnate, c'è anche la partecipazione ad la versione italiana di un'iniziativa europea che si chiama eBrains, che ha fatto domanda con capofila il CNR, che è responsabile italiano per questa iniziativa, di un finanziamento nell'ambito del PNR infrastrutture di ricerca, e anche in questo caso, se come tutti speriamo e come ci sono buone probabilità che accada, l'infrastruttura verrà finanziata, questo verrà pure a sostegno delle vostre attività. Quindi concludo appunto con questa attestazione di stima per quello e di alta considerazione per quello che state facendo. Ho già avuto un'eccellente impressione da un altro convegno a cui sono stato gentilmente invitato a Villa Bolasco, su argomenti più generali relativi al Centro di Neuroscienze di Padova. Quindi vi auguro buon lavoro e una proficua sessione di oggi. Grazie professore, grazie. Scusatemi molto, sarei felice di potervi fermare qui ad ascoltare qualcuno degli interventi, ma purtroppo sono giornate che lasciano pochissimo tempo per le cose piacevoli, come ascoltare i giovani parlare di scienze. Grazie, grazie molte per essere riuscito a passare, lasciamo il suo lavoro, so che lavorerà per noi. Grazie. Allora, iniziamo i lavori oggi con la comunicazione di Tania Moretta del Dipartimento di Psicologia Generale, che ci parlerà di problemi di connessione quando l'uso di internet interferisce con cuore e cervello. Buongiorno, sono Tania Moretta del Dipartimento di Psicologia Generale e gli studi che presenterò si inseriscono all'interno di un dibattito teorico circa quanto sia appropriato considerare l'uso problematico di internet una dipendenza comportamentale. Più nello specifico, lo scopo di questi studi è stato quello di ampliare la letteratura sui meccanismi psicofisiologici alla base di questi comportamenti problematici e, partendo dai meccanismi, provare a chiarire il loro significato clinico. Ma prima di procedere con gli studi, è importante chiarire che cosa intendiamo con uso problematico di internet. In genere pensiamo subito a usare troppo internet, i social media, insomma le sue applicazioni. In realtà, in generale, in letteratura l'uso problematico di internet è stato definito come il persistere del comportamento di usare internet nonostante le conseguenze avverse che questo abbia sulla vita dell'individuo, sugli aspetti della vita sociale, lavorativa e affettiva. Quindi non è tanto quanto lo si utilizza, ma gli effetti negativi che questo utilizzo possa avere sulla nostra vita.
Nello specifico, l'uso problematico di internet fu definito per la prima volta dalla professoressa Kimberly Young nel 1998 come una vera e propria dipendenza da internet, caratterizzata da un disturbo del controllo degli impulsi, ossia usare internet, nonostante non vi fosse l'assunzione di una sostanza psicotropa. Negli anni sono state utilizzate veramente tante nomenclature per riferirsi a questi comportamenti problematici, come uso compulsivo di internet, dipendenza da internet, come abbiamo detto, ma anche uso patologico della rete quando utilizzata per finalità specifiche, come il gioco online, oppure quando utilizzata per finalità meno specifiche. Ci si è chiesti, per esempio, se il gioco d'azzardo online fosse un problema che avesse a che fare con internet o se invece internet fosse solo un mezzo attraverso il quale venisse poi a verificarsi un comportamento problematico, ossia il gioco d'azzardo. Quindi capite che la questione non è così semplice, soprattutto la concettualizzazione di questi comportamenti da un punto di vista clinico, in particolar modo la questione è se effettivamente stiamo parlando di dipendenze comportamentali e primariamente in realtà anche se sia possibile avallare una loro definizione operativa di psicopatologia. In generale, in letteratura, gli studi hanno mostrato che individui con uso problematico di internet sono caratterizzati da un'alta impulsività, da sintomi del disturbo ossessivo compulsivo, sintomi di ansia, depressione e stress, sintomi del disturbo da uso di sostanze. Tuttavia, nonostante sono state identificate queste caratteristiche, il loro potere diagnostico, sia quanto la presenza di uno di più o più di questi elementi poi sia in grado di dirci che una persona ha un certo rischio di sviluppare un comportamento problematico online, non era stato effettivamente indagato, e neanche un possibile network di associazioni tra queste caratteristiche che ci dessero qualche informazione sui meccanismi. Quindi in un primo studio abbiamo voluto proprio indagare in modo del tutto esplorativo con misure autovalutative di impulsività, ansia, depressione, stress, sintomi del disturbo ossessivo compulsivo, abuso di alcol e cannabis, il potere diagnostico quindi di questi costrutti su individui con uso problematico di internet e individui di controllo, quindi che utilizzavano la rete ma non in modo problematico. E quello che è emerso è che effettivamente i sintomi di accumulo del disturbo ossessivo compulsivo, i sintomi ossessivi e quelli di ansia hanno mostrato una buona accuratezza diagnostica per l'uso problematico di internet, a evidenziare quindi un ruolo di queste due componenti, una per quanto riguarda aspetti problematici nell'inibizione di risposte compulsive e l'altra per quanto riguarda aspetti più affettivi. In modo interessante, questo primo studio ha anche mostrato un network specifico di associazione tra sintomi, proprio tra i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo, i sintomi da distress psicologico, a suggerire un pattern di meccanismi disfunzionali comuni quindi sia ai disturbi affettivi che quelli del disturbo ossessivo compulsivo. Ma questo pattern, se andiamo un pochino a esplorare poi quei processi, la correlazione tra l'attività elettrica cerebrale, l'attività di alcune strutture e quei processi di cui ho appena parlato, effettivamente quello che si evidenzia è che sembrerebbe proprio il pattern disfunzionale che notoriamente è stato associato ai comportamenti di dipendenza. Sommariamente, in modo molto sommario, i comportamenti di dipendenza o il disturbo da uso di sostanze sono stati descritti come essere associati a una iperreattività alla ricompensa e agli stati emozionali che conduce poi a questi comportamenti automatici compulsivi di assunzione della sostanza, che si riflette anche in una iperattività delle strutture un pochino più primitive, quelle comuni ai primati, quelle sottocorticali, come l'accumbens, l'amigdala,
e così via, a discapito di una ipoattivazione più corticale da parte della corteccia prefrontale primariamente, ma che coinvolge anche altre strutture, che sottende quindi una ipofunzionalità da parte dei processi inibitori che dovrebbero modulare questa iperattività più sottocorticale. E da questo quindi quello che accade è che si ha questo comportamento compulsivo verso la sostanza o verso il comportamento d'abuso nonostante le conseguenze avverse. Il craving è stato descritto essere uno dei sintomi principali alla base di questo delle dipendenze e il craving è proprio il risultato di quella di quello sbilanciamento di cui vi parlavo in quanto questo è esacerbato proprio da il venirsi a creare di associazioni molto forti tra gli stimoli presenti nell'ambiente e la risposta psicofisiologica che si ha quando assumiamo una sostanza o quando esperiamo un comportamento di dipendenza come il gioco d'azzardo, per esempio. Cosa intendo dire? L'idea è che mentre un individuo assume la sostanza e proverà quindi un certo piacere, tutto ciò che è presente nell'ambiente in quel momento, per esempio un libro, verrà associato a quell'esperienza. Quindi quando in futuro quell'individuo vedrà il libro, quindi lo stimolo, richiamerà in modo del tutto automatico l'idea, l'esperienza di piacere della sostanza e quindi anche la sensazione di craving, questa voglia irrefrenabile, questo desiderio irrefrenabile di assunzione. E questo poi comporta quindi la ricerca della sostanza e, ahimè, anche la recidiva dopo molto tempo dalla cessazione di assunzione. Lo stress è un fattore importante nell'aumentare, soprattutto l'aumentata responsività allo stress, nell'aumentare, nel facilitare la formazione di queste associazioni stimolo-risposta e quindi anche del craving. Quindi, essendo che questo è un meccanismo importante e fondamentale nel determinare i disturbi da uso di sostanza, ci siamo quindi chieste se un qualcosa di simile accadesse anche nell'uso problematico di internet e quindi se una ridotta capacità di regolare la risposta da stress fosse associata ad un aumentato craving. Abbiamo quindi somministrato un test da stress, registrando anche i livelli di craving prima e dopo l'evento stressante in individui con e senza uso problematico di internet e abbiamo anche valutato la variabilità della frequenza cardiaca e i livelli di conduttanza cutanea prima, durante e dopo l'evento stressante, che sono indici psicofisiologici di risposta da stress, cioè quanto un individuo risponde allo stress e quanto poi è anche in grado di recuperare dopo l'evento stressante. E i risultati hanno mostrato una ridotta variabilità della frequenza cardiaca, vale a dire una maggiore difficoltà di autoregolazione da parte del sistema nervoso autonomo in condizioni basali, cioè a riposo, a prescindere da qualsiasi evento stressante. Vuol dire che questi individui di norma sono in questa condizione rispetto a individui non problematici. E tale difficoltà di autoregolazione era effettivamente poi associata a un maggiore craving, quindi a un maggiore desiderio di utilizzare internet dopo l'evento stressante, a suggerire una prima analogia, se vogliamo, proprio con le dipendenze. Quindi ci siamo chieste se, sempre in modo simile alle dipendenze, individui con uso problematico di internet fossero anche caratterizzati da difficoltà di inibizione della risposta, soprattutto in un contesto emozionale. Abbiamo quindi utilizzato un compito di Gonogo, che è un compito ampiamente usato in questi contesti, per studiare proprio quanto siamo bravi a inibire risposte che non sono adattive. E lo abbiamo fatto studiandolo su individui con e senza uso problematico di internet, utilizzando degli stimoli affettivi piacevoli, spiacevoli e neutri. Queste sono immagini standardizzate e abbiamo anche in questo caso valutato la variabilità della frequenza cardiaca al riposo. I risultati hanno mostrato che in generale chi usa internet in modo problematico è più impulsivo, quindi ha meno capacità di inibire risposte, questo a livello comportamentale, rispetto ai non problematici. Inoltre, come avevamo visto anche prima, ha anche una minore variabilità della frequenza cardiaca a riposo e tale minore flessibilità cardiaca era associata a
una difficoltà maggiore di inibire risposte prepotenti durante la visione di immagini spiacevoli, quindi quando l'individuo processava informazioni affettive negative, a suggerire quindi effettivamente una compromissione tra quell'equilibrio, tra questi sistemi di reattività emozionale e di modulazione flessibile del comportamento. La società scientifica che studia insomma questi aspetti suggerisce non solo di indagare l'uso problematico di internet in generale, ma anche se ci sono peculiarità associate a usi specifici della rete. E quindi in questi studi che vi presento adesso abbiamo deciso di indagare anche l'uso problematico dei social media, in particolar modo di Facebook, essendo ad oggi il social network più utilizzato al mondo. E in questo caso abbiamo voluto vedere il ruolo del rinforzo positivo e negativo nell'uso problematico dei social media, essendo questo un modello che è stato ampiamente usato per l'uso problematico di internet. Cosa intendo dire? In letteratura, nelle dipendenze, il rinforzo positivo è stato ampiamente studiato in quanto si intende l'individuo che continua a perpetuare quel comportamento perché facendolo prova piacere. Mentre il rinforzo negativo non è il contrario, bensì l'individuo continua a perpetuare quel comportamento perché facendolo placa i suoi stati affettivi negativi. Quindi è uno strumento per attuare una regolazione del tono dell'umore. Abbiamo studiato una cosa simile anche nell'uso problematico dei social media, lo abbiamo fatto, abbiamo visto, ci siamo chiesti insomma se fosse un tipo di rinforzo ad essere più importante dell'altro, essendo che in letteratura si è visto che il rinforzo negativo è quello, è il meccanismo chiave quando l'individuo si trova in uno stato più avanzato del disturbo. Lo abbiamo fatto anche qui su un campione di giovani adulti attraverso uno strumento autovalutativo che consente di indagare i costrutti che vi ho mostrato, e quello che emerge è che effettivamente i meccanismi di rinforzo negativo nell'uso problematico dei social media hanno un ruolo principale maggiore rispetto a quelli di rinforzo positivo, di nuovo sottolineando una similitudine, una somiglianza con le dipendenze. Abbiamo quindi anche in questo caso indagato se vi fosse una iperresponsività al rinforzo e agli stati associati al rinforzo, proprio come nelle dipendenze da sostanza. Di nuovo lo abbiamo fatto in un campione di giovani adulti con e senza uso problematico di Facebook. In questo caso gli abbiamo chiesto di guardare immagini piacevoli, spiacevoli, neutre e relative a Facebook. Abbiamo registrato l'attività elettrica cerebrale per ottenere potenziali eventorelati, che sono indici che consentono di capire quanto un individuo presta attenzione, per esempio, a delle informazioni, e in questo caso, che era la cosa che ci interessava, la positività corticale tardiva consente di capire qualcosa sull'attenzione motivata, quindi su aspetti più motivazionali. Quello che è emerso è che in generale, in tutti, problematici e non problematici, gli stimoli associati a Facebook elicitano una più ampia positività corticale, quindi c'è di fatto una acquisizione di salienza motivazionale da parte di questi stimoli. Non sono processati come informazioni neutre, e questo è stato già un risultato interessante. Inoltre abbiamo visto che chi usa Facebook in modo problematico, in modo simile alle dipendenze, stimoli piacevoli elicitano una più ampia e sostenuta positività rispetto a quelli spiacevoli, a sottendere, quindi a suggerire una maggiore reattività alla ricompensa, proprio come parlavamo prima nel contesto delle dipendenze. Infine, in chi usa Facebook in modo problematico, un più alto craving era effettivamente associato a una minore positività corticale per gli stimoli emozionali, a suggerire un appiattimento della reattività emozionale in quelli, diciamo, che potevano avere una sintomatologia più importante. Infine, anche in questi individui abbiamo indagato i processi di inibizione, usando sempre un compito di go-no-go emozionale, includendo però questa volta immagini relative a Facebook, e quello che emerge è che in chi usa Facebook in modo problematico vi è effettivamente una ipoattivazione dei processi di inibizione della risposta in presenza di ricompense naturali come il sesso,
e di stimoli relativi a Facebook, vale a dire che i rinforzi positivi e gli stimoli relativi a Facebook che hanno acquisito salienza interferiscono con la possibilità di inibire delle risposte prepotenti. Quindi se volessimo rispondere adesso a cosa si intende per uso problematico di internet e social network, la risposta è ancora molto complessa, ma possiamo dire che vi sono dei meccanismi simili a quelli identificati storicamente nel disturbo di uso di sostanze, nelle dipendenze comportamentali, meccanismi di rinforzo negativo, l'ipoattivazione dei processi di inibizione, special modo quando vi è una situazione ad alta salienza motivazionale, affettiva, e inoltre una ridotta flessibilità cardiaca associata a una difficoltà di autoregolazione che è associata al CREV. Le prospettive future sono quelle di indagare questi processi all'interno di diversi contesti culturali per verificare se il contesto culturale possa mediare quanto detto sul rinforzo positivo e negativo insieme a dei colleghi. E volevo ringraziare la professoressa Giulia Buodo, insieme alla quale sono stati condotti tutti gli studi che vi ho presentato, sono stati progettati, pensati, condotti, interpretati i risultati, e grazie a voi tutti per l'attenzione. Grazie a Tania. Adesso apriamo le domande, la discussione, se ci sono domande per Tania. Posso magari iniziare io così rompo via. Ho capito che l'hai messo come ultima diapositiva, cosa vuol dire questo uso critico, ma quando voi prendete le categorie, le dividete appunto tra persone che hanno un uso critico di internet, cosa vuol dire? Cioè che range, non so, ore, perché adesso noi usiamo tutti internet praticamente, quindi qual è il range che voi considerate tra soggetti chiamato a rischio e controlli, diciamo così? Questo è l'aspetto più critico di queste, questo è l'aspetto più critico di queste ricerche, perché ad oggi è anche il motivo per cui è importante continuare a fare ricerca in tal senso. Non esistono ancora dei criteri diagnostici e quindi non si può fare una vera e propria diagnosi in tal senso. Di conseguenza, per selezionare i partecipanti ci rifacciamo a delle scale standardizzate che sono state formulate, la prima proprio quella della professoressa Young, sono state validate imitando i criteri diagnostici che ad oggi vengono usati per il gioco d'azzardo patologico e per altre forme di dipendenza. Quindi non in base alle ore. No, proprio questo perché esatto, proprio i primi studi hanno mostrato che in realtà di per sé il tempo di utilizzo non è un buon indice, pensare a noi. Esatto, no, voglio dire, noi per il nostro lavoro siamo praticamente sempre. Quindi non necessariamente poi, insomma, è indice di dipendenza o comportamento problematico. Ho una domanda io. La riduzione del craving agisce chiaramente come un rinforzo negativo, che appunto ho una riduzione di tutte le sensazioni negative associate al craving. Esiste qualche altro rinforzo negativo che non sia direttamente associabile alla riduzione del craving? Sì, per esempio la riduzione dell'affettività negativa derivante per esempio proprio dallo stress. Ho avuto una giornata stressante e quello strumento consente di distrarmi da quello, e quello lì purtroppo è un meccanismo di coping disadattivo, perché è come un pochino eliminare il problema che però persiste. E altro meccanismo di rinforzo negativo può essere sintomi di ansia, depressione. Si è visto che vi è un'associazione importante con i sintomi depressivi, con i disturbi affettivi in generale, e anche in quel caso utilizzando il social media evito di stare male per quegli altri motivi. È un po' questa la questione, e in realtà si è visto anche in altri studi che sembrerebbe essere proprio il meccanismo principale. All'inizio potrebbe sembrare anche qualcosa di utile, sono alla fermata del bus, mi placo la noia, se vogliamo, però purtroppo a lungo andare, se viene utilizzato come meccanismo di coping primario, può diventare problematico. Grazie. Una domanda, e mentre
per, non so, dipendenza da gioco d'azzardo potrei diventarne, diciamo, consapevole. Potrebbe essere più difficile per me immaginare di diventare consapevole di avere una dipendenza da internet. In che modo vengono individuate queste persone? È molto molto complicato, nel senso che ad oggi la cosa è resa ancora più complicata dal fatto che non c'è un accordo tra i vari studiosi che si occupano di questi argomenti, innanzitutto sulle modalità di inquadramento della persona che possa avere un comportamento problematico. Rende questo ancora più problematico quindi per gli individui nella popolazione generale raggiungere una certa consapevolezza che spesso si associa al tempo di utilizzo, che però abbiamo visto non è così. Infatti, se posso dire, sarebbe molto bello se vi fosse un investimento futuro da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista proprio governativo, nel cercare di investire un pochino di più su campagne di informazione che non sia però una tipologia di informazione un pochino più da bar, se vogliamo, ma che prenda proprio riferimento dagli studi presenti in letteratura e che chiarisca soprattutto ai più giovani, che sono poi le persone più a rischio, come si può effettivamente sviluppare un comportamento problematico e quindi appunto placare le ansie, lo stress attraverso quello strumento, raggiungere più consapevolezza su tutti i cue, gli stimoli che sono presenti online e che possono amplificare questi aspetti, e questo potrebbe essere anche bello da portare poi in discussione con le case che si occupano di formulare proprio i device. È già stato fatto nel gioco d'azzardo, interfacciarsi con queste aziende e cercare di rendere questi device un pochino più più user friendly da un punto di vista di salute mentale. Intanto complimenti perché è molto interessante con tutta la presentazione. Volevo sapere se per caso avete notato la presenza di fattori in qualche modo predisponenti all'uso problematico. Non so se a livello biologico ci sono delle differenze di genere oppure a livello socioculturale. Ecco, se ci sono informazioni in merito a questo. Dunque, grazie per la domanda. Il problema principale di studiare questi argomenti dal punto di vista psicobiologico è che non si può far riferimento a un modello animale. E questo è il primo grande problema, perché il modello animale, cioè anche per le dipendenze comportamentali come il gioco d'azzardo, purtroppo non si può rendere un topolino dipendente da internet. Quindi questo pone già dei problemi da un punto di vista psicobiologico. Per quanto riguarda però gli studi che hanno provato ad identificare fattori di rischio di predisposizione o la variabilità individuale per quanto riguarda il sesso, ci sono studi presenti in letteratura. Inizialmente si pensava che le persone biologicamente donne avessero una predisposizione maggiore rispetto a persone biologicamente uomini, ma in realtà sono stati totalmente smentiti, perché c'è attualmente tutto il contrario di tutto, anche perché le piattaforme online continuano ad evolversi continuamente. Inizialmente vi era principalmente la presenza di gioco online come comportamento problematico. Adesso, con l'avvento dei social media, insomma, in realtà si è visto che non è più così. Ecco, quindi purtroppo non c'è scampo per nessuno. Socioeconomico sì, si è visto che le persone che hanno un livello socioeconomico più basso sono più a rischio. Per quanto riguarda fattori di rischio, sicuramente avere difficoltà di regolazione emozionale e quindi strategie di coping fallimentare è un fattore di rischio importante. Grazie. Benissimo, se non abbiamo altre domande, grazie Tania ancora. Adesso abbiamo una comunicazione da parte di Jacopo Grimi del Dipartimento di Scienze Biomediche, che però ci comunica da casa, è impossibilitato a essere presente di persona. Adesso non c'è. Eh?
se no vuoi che lo facciamo dopo, passiamo. Sì. Mi sono dimenticata di farli dare il cellulare, ma... Direi di sì. Allora facciamo un cambio nel programma. Jacopo parla dopo, così non perdiamo tempo prezioso. Adesso invitiamo Ramona Cardillo del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, che ci parlerà in comunicare in modo efficace, processi cognitivi coinvolti e differenze tra sviluppo tipico e atipico. Eccomi, collaboro con la professoressa Mammarella e in particolare mi occupo di disturbi del neurosviluppo. Il mio interesse nello specifico è dedicato al disturbo dello spettro dell'autismo senza disabilità intellettiva e al disturbo visuospaziale. Poi in associazione facciamo ricerca anche su altri disturbi del neurosviluppo come la ADHD. Allora oggi vi parlerò delle abilità di comunicazione efficace. Quindi in qualche modo di quali sono queste abilità e di quali sono i processi cognitivi sottostanti che influiscono poi nello sviluppo e nel mantenimento di questo tipo di abilità, nello sviluppo tipico e nello sviluppo atipico. Allora, il primo assioma della comunicazione umana ci dice che non si può non comunicare. E in effetti, se proviamo a pensare un po' alle situazioni di interazione sociale, ci rendiamo conto come molti comportamenti siano in qualche modo dei comportamenti comunicativi. Le espressioni facciali, i gesti, le parole che diciamo, ma anche a volte i silenzi, ovvero magari il non intervenire in una conversazione in qualche modo dice comunque qualcosa al nostro interlocutore, manda un messaggio. E questo tipo di abilità ci permette di stringere relazioni sociali, di stringere rapporti e di fare in modo che questi in qualche modo si consolidino nel tempo, quindi di avere delle relazioni significative. Ma quando è che effettivamente possiamo parlare di comunicazione efficace, quindi quali sono le abilità che ci permettono di comunicare efficacemente con l'altro all'interno del contesto sociale? Quando facciamo riferimento a questo tipo di abilità, parliamo di pragmatica del linguaggio, ovvero quell'insieme di capacità che ci consentono di riuscire ad utilizzare ed interpretare il linguaggio in maniera efficace e appropriata all'interno del contesto sociale, in interazione con le altre persone. È un'abilità, sono delle abilità cruciali per gestire le interazioni con i coetanei e anche per lo sviluppo socio-emotivo, perché in qualche modo la possibilità di riuscire ad intrecciare relazioni con l'altro ci permette anche di sviluppare gli aspetti emotivi e sociali. È un dominio molto complesso che in qualche modo richiede l'intervento di vari tipi di abilità. Ho provato a un po' classificarne alcune all'interno di questa slide, ma in particolare nel corso di questa presentazione mi concentrerò solo su alcune, che poi sono le stesse che ritroveremo poi negli studi che vi presenterò, che vi descriverò. Ad esempio, una componente importante della pragmatica del linguaggio è rappresentata dai codici linguistici e di conversazione, ovvero gli stili che noi utilizziamo per comunicare agli altri. Di solito noi cerchiamo di utilizzare uno stile adeguandolo alle caratteristiche dell'ascoltatore, quindi della persona che abbiamo di fronte. Molto probabilmente parleremo in maniera diversa con un nostro familiare, oppure con un collega al lavoro, ma anche con un professore all'università o dal medico. Quindi adeguiamo il nostro registro comunicativo, il nostro stile comunicativo alla persona che abbiamo di fronte e anche al contesto all'interno del quale ci troviamo.
Oltre ai codici linguistici, altra capacità importante che rientra nella pragmatica del linguaggio è la capacità di regolazione del linguaggio, ovvero tutto quell'insieme di abilità che ci consentono di avviare una conversazione, di aggiungere magari una risposta quando è necessaria, oppure di cambiare argomento quando ci rendiamo conto che l'argomento si è esaurito e che quindi l'ascoltatore magari non ci ascolta più. E ci permettono di fare a turno nella conversazione e quindi di gestire un po' questo aspetto del staccare la comunicazione e riprenderla nel momento in cui è tornato il nostro turno. Un esempio chiaro di capacità di regolazione del linguaggio è quello che riguarda la narrazione, non necessariamente la narrazione intesa come narrazione letteraria, quanto più la narrazione magari di eventi. Non so, a tutti capita di tornare a casa dal lavoro o dall'università e magari raccontare ai nostri genitori, al coinquilino, al compagno, cos'è accaduto durante la giornata. Narriamo degli eventi e per fare questo in qualche modo dobbiamo mantenere una certa coerenza nel discorso, fare in modo che anche l'altro si crei un modello mentale della situazione coerente che gli permetta di comprendere ciò che vogliamo narrare. Infine, altro aspetto molto importante inserito all'interno delle abilità di pragmatica del linguaggio è l'abilità di trarre inferenze, ovvero di inferire delle informazioni che non sono esplicitamente menzionate all'interno del discorso, magari collegando alcune informazioni con informazioni che noi già conosciamo. Ad esempio, se io arrivassi magari domani mattina in ufficio sbadigliando e dicendo non devo più bere caffè la sera, molto probabilmente la persona con cui io sto parlando può immaginare che non ho dormito di notte perché ho bevuto il caffè la sera prima. E questo lo fa non perché io spieghi tutti i passaggi, ma perché probabilmente ha delle sue conoscenze di base che gli permettono di pensare che il caffè è un attivatore e che se sbadiglio molto probabilmente ho sonno, quindi la sera prima non ho dormito. Un modello teorico che sottolinea in qualche modo l'importanza della comunicazione e della pragmatica del linguaggio all'interno del contesto delle relazioni sociali, quindi il contributo che questo aspetto dà poi nello sviluppo delle abilità sociali, è il modello social proposto da Beauchamp ed Anderson, che in qualche modo cerca di inquadrare e di individuare quali possono essere i fattori biopsicosociali e cognitivi alla base del comportamento sociale. Questi autori all'interno del loro modello individuano alcuni fattori che sono dei fattori in qualche modo stabili, delle caratteristiche stabili dell'individuo, quali fattori interni, ad esempio il temperamento, la personalità, fattori esterni come l'ambiente familiare, il livello socioculturale, ma anche fattori legati allo sviluppo e all'integrità del cervello, in particolare ad esempio all'integrità del social brain network, che si interfacciano costantemente con alcune funzioni cognitive. Le funzioni cognitive che gli autori individuano come funzioni fondamentali per lo sviluppo delle abilità sociali sono di tre tipi, fanno parte di tre macro categorie. Abbiamo le abilità che fanno parte della sfera dell'attenzione e delle funzioni esecutive, e quindi l'abilità di riuscire a rimanere focalizzati su un determinato compito, di essere flessibili a livello cognitivo e ancora magari di pianificare il proprio comportamento in funzione di un obiettivo. Abbiamo la pragmatica del linguaggio e in particolare, cioè la comunicazione e in particolare proprio la pragmatica del linguaggio, e infine tutta una serie di abilità socio-emotive che possono andare da abilità più semplici come il riconoscimento di emozioni ad abilità un po' più complesse come la teoria della mente o ancora il ragionamento morale. Quindi tutti questi fattori insieme in qualche modo si parlano in maniera dialettica e permettono di avviare e costruire le proprie abilità sociali. E perché parliamo di questi aspetti nei disturbi del neurosviluppo? Ne parliamo perché ci sono alcuni disturbi del neurosviluppo che presentano particolari difficoltà nell'ambito della pragmatica del linguaggio e quindi nell'abilità anche di intrecciare relazioni sociali. E cosa sono i disturbi del neurosviluppo? Sono delle condizioni che si manifestano nelle prime fasi dello sviluppo e si caratterizzano per difficoltà nel funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Le manifestazioni di questi disturbi possono variare ampiamente, quindi possiamo andare da limitazioni molto specifiche, in particolari aree dell'apprendimento, fino invece a limitazioni un po' più ampie che coinvolgono magari la sfera delle abilità sociali o l'intelligenza. Allora, negli studi che vi presenterò adesso, concentrerò la mia attenzione in particolare su tre disturbi, che sono il disturbo dello spettro dell'autismo, ovvero un disturbo caratterizzato da deficit centrali nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale,
e dalla presenza di comportamenti interessi ristretti e ripetitivi. Il disturbo del deficit di attenzione iperattività, che invece è un disturbo caratterizzato dalla presenza di difficoltà specifiche nell'area dell'attenzione e dell'impulsività iperattività, e infine il disturbo visuospaziale o non verbale, che invece è un disturbo che presenta un deficit persistente nel ragionamento non verbale, quindi nella manipolazione e nell'elaborazione di informazioni visuospaziali, contrapposte invece ad abilità verbali nella norma o addirittura sopra la norma. Tutti e tre questi disturbi presentano delle difficoltà nella pragmatica del linguaggio, possono presentare difficoltà nella pragmatica del linguaggio, che si collocano a vari livelli e probabilmente interessano anche diversi tipi di abilità. Come vi dicevo, l'autismo ha proprio il suo core deficit all'interno delle difficoltà di comunicazione sociale e quindi effettivamente può presentare difficoltà nello scambio dei turni, questi ragazzi possono presentare atti linguistici limitati, difficoltà magari nel valutare quanta informazione dare nel corso della conversazione, quindi magari dare tante informazioni molto specifiche e dettagliate anche quando non servono. Ci possono essere difficoltà magari nel comprendere il punto di vista dell'altro nel corso di una conversazione, ed anche magari nel modificare il registro linguistico per adeguarlo alle caratteristiche della persona che si trovano di fronte, magari arrivando a parlare con uno stile molto formale anche con i pari. Ed infine difficoltà nella lettura di alcuni segnali non verbali. Nei ragazzi e bambini con ADHD questa dimensione è un po' meno studiata, anche perché non è l'aspetto centrale del loro profilo, però effettivamente alcuni studi di letteratura ci dicono come difficoltà di attenzione e poi relative anche alla sfera del comportamento possono portare a difficoltà nel mantenere un'appropriata distanza fisica dall'interlocutore, anche difficoltà nella gestione del discorso, ad esempio nell'alternanza dei turni con frequenti interruzioni dell'altro, ancora difficoltà nel trarre inferenze o anche nello strutturare il discorso narrativo. Infine, per quanto riguarda il disturbo visuospaziale non verbale, si verificano spesso delle difficoltà pragmatiche del linguaggio, per lo più legate proprio alla difficoltà di manipolare informazioni visuospaziali. Ci sono pochissimi studi in proposito, però alcuni di questi ci dicono che questi ragazzi possono avere difficoltà nel trarre inferenze a partire da materiale spaziale o anche emotivo, nel comprendere le metafore, soprattutto a partire da materiale figurato, nel comprendere alcuni segnali non verbali della conversazione come i gesti o le espressioni facciali, ed infine possono esserci altre difficoltà come ad esempio anche la scarsa comprensione dell'umorismo. Siamo partiti da queste premesse, in qualche modo valutando ecco, l'importanza di studiare questi aspetti, perché la presenza di sintomi comuni tra questi tre disturbi può rendere in alcuni casi difficili le procedure di diagnosi differenziale, quindi può rendere davvero difficile differenziare questi profili, soprattutto quando ci troviamo di fronte a profili sfumati. In letteratura alcuni studi ci dicono che in questi casi diviene molto utile utilizzare degli approcci che non solo prendano in considerazione il disturbo specifico e le sue caratteristiche, ma che in qualche modo confrontino i disturbi tra loro per capire quali possono essere le zone di similarità e le zone di differenza. E allora siamo partiti da questo, provando a porci tre domande fondamentali. Anzitutto, cos'è che rende inefficace la comunicazione di questi ragazzi? I loro profili di pragmatica del linguaggio sono uguali o presentano delle differenze? Ed infine, quali possono essere i processi cognitivi di base che magari possono contribuire a regolare queste abilità all'interno di tutti e tre questi disturbi? Per rispondere a queste domande abbiamo provato ecco, a girare alcuni studi. Il primo studio che vi presenterò è uno studio in cui abbiamo confrontato tutti e tre questi gruppi clinici con un gruppo a sviluppo tipico, cercando di evidenziare, con l'obiettivo in qualche modo di evidenziare similarità e differenze nelle abilità socio-relazionali di pragmatica del linguaggio e determinare quanto questi sintomi in comune potessero in qualche modo essere discriminativi in termini di potere diagnostico. I nostri risultati ci dicono che anzitutto effettivamente viene confermata in varie aree di pragmatica del linguaggio la presenza di abilità inferiori in tutti e tre i gruppi rispetto al gruppo a sviluppo tipico. Come vedete, il gruppo a sviluppo tipico in azzurro è il gruppo che comunque ottiene prestazioni superiori a tutti gli altri. Se ci orientiamo però sulla parte bassa del grafico, notiamo come i tre gruppi, pur mostrando delle similarità, comunque ci permettono di evidenziare delle differenze nelle loro prestazioni. Ad esempio, il gruppo con disturbo visuospaziale
manifesta un profilo in qualche modo più preservato, con una caduta un po' più specifica, ad esempio in relazione alle abilità di inizio della conversazione e di rispetto dei turni, delle abilità invece un po' più preservate, ad esempio rispetto all'uso del linguaggio stereotipato. Al contrario, il profilo che appare maggiormente caratterizzato da difficoltà è il profilo dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo, che manifestano effettivamente delle difficoltà superiori agli altri gruppi. Il gruppo con ADHD in qualche modo si pone a metà strada, mostrando un profilo che in alcuni casi differisce dagli altri, soprattutto dal disturbo non verbale, ma che in qualche modo si colloca un po' a metà tra i due gruppi. Il secondo studio che vi racconto è quello in cui abbiamo provato un po' ad esaminare quali possono essere i processi cognitivi sottostanti a queste difficoltà di pragmatica del linguaggio, prendendo in esame nello specifico un gruppo con disturbo dello spettro dell'autismo senza disabilità intellettiva. Siamo partiti un po' da alcune premesse. Allora, anzitutto la letteratura ci dice che effettivamente abilità sociali e cognitive sembrano essere alla base della pragmatica del linguaggio, e che queste difficoltà in autismo molto probabilmente possono essere legate a due tipi di difficoltà di base. Abbiamo l'approccio orientato alla theory of mind, che ci dice che deficit in pragmatica del linguaggio in autismo possono essere legati a difficoltà nell'abilità di inferire le intenzioni, gli stati mentali, i pensieri dell'altro, quello che definiamo teoria della mente. Per dirlo in termini semplici, un po' quella capacità di metterci nei panni dell'altro e provare a pensare cosa l'altro potrebbe pensare o sentire in una particolare situazione. L'altra teoria è quella delle funzioni esecutive, che ci dice come deficit nell'area delle funzioni esecutive, ovvero nell'area ad esempio di inibizione dell'azione, del pensiero o di flessibilità cognitiva, possano essere alla base di deficit di pragmatica del linguaggio in questo gruppo. L'obiettivo dello studio era quello, anzitutto, di confermare nel caso la presenza di difficoltà in pragmatica del linguaggio in autismo e poi di esaminare proprio il ruolo di questi due aspetti in relazione alla pragmatica del linguaggio. Cos'è che è emerso? Allora, anzitutto proviamo a guardare il primo grafico, che ci dice come il gruppo con autismo rispetto al gruppo a sviluppo tipico ottiene dei punteggi inferiori in tutte e tre le aree indagate, quindi sia in pragmatica del linguaggio che in teoria della mente che in funzioni esecutive. E questo conferma un po' quello che ci dice la letteratura di riferimento. Quando però andiamo ad osservare la figura accanto, otteniamo delle informazioni rispetto a quali sono poi i processi cognitivi che in qualche modo si associano a queste difficoltà di pragmatica del linguaggio in autismo. La teoria della mente sembra essere quel fattore cognitivo, quell'abilità che in qualche modo si associa alle difficoltà di pragmatica del linguaggio e che contribuisce all'uso efficace della pragmatica del linguaggio in generale, sia quindi nello sviluppo tipico che nell'autismo, e in particolare quello che emerge è che proprio le difficoltà in teoria della mente si associano a deficit di pragmatica del linguaggio nel disturbo dello spettro dell'autismo. L'ultimo studio che vi presento è uno studio in cui invece ci siamo concentrati su un altro gruppo clinico, che è la ADHD. In questo caso abbiamo indagato quali abilità e quindi ancora una volta abilità che possono essere cognitive, fattori cognitivi e sociali come attenzione, inibizione, teoria della mente o abilità di trarre inferenze, possano avere un ruolo nella comprensione delle emozioni all'interno di scene di interazione sociale. Pochi studi hanno indagato questo aspetto nella ADHD, però ecco quello che ci dice la letteratura è che bambini e ragazzi con ADHD effettivamente possono avere delle difficoltà in quest'ambito. Allora, confrontando partecipanti con ADHD con partecipanti a sviluppo tipico, è emerso anzitutto come i bambini e ragazzi con ADHD abbiano effettivamente una minore abilità o mostrino comunque dei punteggi inferiori nel riconoscimento di emozioni all'interno di scene di interazione sociale. Quando siamo andati un po' ad esplorare quali potessero essere i fattori cognitivi e quindi i predittori cognitivi alla base di questo tipo di difficoltà, quello che è emerso è che ancora una volta la teoria della mente è un'abilità che in qualche modo contribuisce a spiegare queste difficoltà, ma in maggior misura gli aspetti attentivi. Quindi è come se bassi livelli di attenzione, quindi una maggiore disattenzione nel contesto sociale, in qualche modo porti poi a sviluppare maggiori difficoltà nel riconoscere le emozioni dell'altro.
Infine, un risultato che è emerso però solo per il gruppo a sviluppo tipico è anche il contributo dell'abilità di trarre inferenze. Quindi i bambini e ragazzi con sviluppo tipico è come se utilizzassero questa abilità poi ai fini del riconoscimento delle emozioni nel contesto sociale, invece i nostri bambini e ragazzi con ADHD non sono sembrati utilizzare questo tipo di abilità in maniera significativa per riconoscere le emozioni. Allora, provando un po' ad andare verso la conclusione, cerchiamo di rispondere a quelle tre domande iniziali che ci eravamo posti. Anzitutto, cosa rende inefficace la comunicazione di questi bambini e ragazzi? Allora abbiamo visto che nella pragmatica del linguaggio possono presentare difficoltà, in particolare nell'avvio della comunicazione, nello scambio dei turni, nell'uso del contesto e quindi nell'abilità di trarre inferenze a partire da alcune informazioni che sono inserite all'interno del contesto ed anche nella comunicazione non verbale. E i loro profili però sono risultati, nonostante alcune similarità, comunque in parte differenti. E quindi in qualche modo sappiamo che ci sono degli aspetti che ci permettono di differenziare tra questi tre disturbi anche nel contesto della pragmatica del linguaggio. Infine, per quanto riguarda gli aspetti cognitivi alla base, la teoria della mente è risultata una abilità che in qualche modo risulta associata alle abilità di pragmatica del linguaggio ed anche le abilità attentive sono risultate importanti poi nell'associarsi a questo tipo di abilità. Allora, quali implicazioni possiamo trarre? Possiamo fare delle riflessioni sia a livello clinico che a livello educativo. Da una parte, a livello clinico, avere queste informazioni e quindi magari approfondire l'indagine della pragmatica del linguaggio ci permette di poter affinare le procedure di diagnosi differenziale, di orientare la pianificazione di programmi di intervento che siano tagliati specificamente su queste difficoltà e magari di prevedere anche la valutazione e il potenziamento di abilità cognitive sottostanti come la teoria della mente o l'attenzione in questi gruppi clinici. Infine, a livello educativo, il suggerimento sarebbe quello un po' di progettare degli interventi che siano individualizzati per non solo migliorare queste abilità, ma anche in qualche modo favorirne la generalizzazione all'interno poi del contesto sociale. Per concludere, ecco un'ultima riflessione che in qualche modo ci vogliamo portare a casa è quella, anzitutto il fatto che è bene riflettere sul fatto che i confini tra molte categorie di disturbi del neurosviluppo appaiono fluidi, sono sfumati e che quindi magari nel corso della vita alcuni sintomi che possono essere tipicamente assegnati ad un solo disturbo in realtà possono presentarsi anche in altri disturbi e questo non significa che il bambino con quelle caratteristiche ha quel disturbo, diciamo, che vede quel sintomo come core symptom. E infine, conoscere le caratteristiche specifiche del profilo clinico, ma anche comprendere quali processi cognitivi sono sottostanti a queste difficoltà, ci può aiutare per poter supportare l'evoluzione delle abilità comunicative in questi bambini e ragazzi e magari prevenire anche le ricadute a livello socio-emotivo e relazionale che queste difficoltà comportano. Grazie. Domande per Ramona? Grazie. E volevo capire un attimo i deficit dovuti che si possono riscontrare per quanto riguarda la teoria della mente. Sono comunque collegati a un deficit per quanto riguarda funzioni esecutive, attentive, cioè si sa da comunque dove arrivano o a cosa sono collegati questi appunto deficit teoria della mente? Allora, lei mi chiede se c'è una correlazione tra i deficit in teoria della mente e i deficit nelle funzioni esecutive? Ma in realtà ci possono essere effettivamente degli studi che indicano la presenza di qualche correlazione, però sono due dimensioni abbastanza indipendenti. E si possono magari influenzare, tanto dipende anche da quali compiti utilizziamo per misurare la teoria della mente. Mi viene in mente che ad esempio c'è un tipo di compito che viene utilizzato, è un compito in cui vengono raccontate delle storie che magari hanno anche una certa lunghezza e quindi lì magari dei deficit nelle funzioni esecutive possono in qualche modo influire, perché un deficit attentivo può influire poi anche nel risultato che io avrò a quel tipo di compito. In generale, se andiamo a pensare a quali possono essere le basi della difficoltà di teoria della mente, ci sono varie teorie che un po' sottostanno a questa spiegazione. Da una parte, alcune teorie che in qualche modo la legano
proprio alle abilità di comunicazione e interazione sociale. E quindi, ad esempio, alcuni autori sostengono come deficit nello sviluppo delle abilità di comunicazione con l'altro possono portare anche ad inferiori abilità di teoria della mente, perché in qualche modo è come se il bambino, il ragazzo non si trovasse a sperimentare questo tipo di abilità poi nel contesto sociale. Altre teorie invece attribuiscono un po' di più questo deficit magari a delle funzioni cerebrali specifiche, ad esempio a dei deficit poi nei neuroni specchio, e quindi ecco, ci sono varie teorie e vari approcci a questo tipo di deficit. Non abbiamo una spiegazione univoca. Una domanda. Grazie per la presentazione, ho una curiosità. Alcuni studi hanno ipotizzato una terza via, che è un deficit nell'integrazione delle informazioni. Si può questa terza via contestualizzare circa appunto gli aspetti più linguistici nell'autismo in testa? Sì, no, avevo intuito. Sì, un po' ecco il deficit di coerenza centrale. Effettivamente sì, è anche questa un'ipotesi che sicuramente si può vagliare. I bambini, i ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo possono manifestare dei deficit in qualche modo nell'integrazione delle informazioni, e quindi magari una tendenza alla focalizzazione su aspetti locali piuttosto che sulla scena globale. E quindi effettivamente ci aspettiamo che magari degli specifici deficit in questo aspetto possano effettivamente portare questi ragazzi a focalizzarsi solo su aspetti locali piuttosto che globali. E quindi ad esempio nella pragmatica, nelle scene di interazione sociale, non considerare il contesto e non integrare le informazioni provenienti dal contesto con quello che arriva dalla conversazione. Oppure ancora avere difficoltà con la comprensione dei significati non letterali o ambigui, perché magari si fermano esclusivamente al significato stesso, ancora appunto sì, non utilizzare le informazioni provenienti dalle espressioni facciali per integrarle con quello che viene detto. È una via che sicuramente può essere percorribile. E certo è abbastanza complesso riuscire ad indagare questo aspetto all'interno di un contesto naturalistico di interazione sociale. Una domanda da casa: ma gli stessi problemi si hanno anche con ironia, sarcasmo e altri aspetti complessi come umorismo, metafore e figure retoriche? Sì, un po' ne abbiamo parlato ecco anche adesso, nel senso che effettivamente soprattutto bambini e ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo, ma anche con ADHD o con disturbo non verbale, hanno difficoltà nella comprensione di questi messaggi ambigui, non letterali, no? Perché comunque ecco, l'ironia e il sarcasmo si fondano un po' sull'utilizzo di alcune frasi che però hanno un significato sottostante o che richiedono la necessità di integrare quello che si dice con il contesto all'interno del quale le informazioni sono dette. Quindi sicuramente dei deficit di teoria della mente ed anche di coerenza centrale possono portare poi a sviluppare difficoltà nella comprensione di questi aspetti. L'ultima osservazione: l'autismo comunque è uno spettro, mi domando se quando fa riferimento qui parla, non so, include anche quelli ad alto funzionamento, che genere? In questo caso io ecco l'ho detto un attimo all'inizio, però forse non mi sono soffermata tanto sulle caratteristiche dei gruppi. Abbiamo incluso nella ricerca esclusivamente ragazzi senza disabilità intellettiva, quindi quelli che ecco, seguendo un po' la classificazione del DSM-4 erano classificati come alto funzionamento o Asperger. Non abbiamo ragazzi e bambini che hanno disabilità intellettive. Va bene, se non abbiamo altre domande, grazie ancora Ramona. A voi. E adesso possiamo, magari, ecco, abbiamo in diretta per noi Jacopo Agrimi del Dipartimento di Scienze Biomediche, che ci parla da casa e che ci racconta il suo intervento dal titolo Violenza domestica, fisiopatologia della ferita. Ciao Jacopo. Salve a tutti, buon pomeriggio. Scusatemi per l'intervento casalingo, ma sono tempi di Covid e per i problemi informatici di prima. Grazie per permettermi di parlare di questo tema che mi sta particolarmente a cuore, appunto la violenza domestica.
Violenza domestica è un termine più colloquiale, comune, per definire l'intimate partner violence. Ma cosa si intende per intimate partner violence? La violenza da parte intimo può essere definita come quella violenza fisica, sessuale, lo stalking o i danni psicologici perpetrati da un partner, coniuge, attuale o precedente, ai danni dell'altro. Si registra una prevalenza di una gravità delle conseguenze dell'IPV esponenzialmente maggiore tra le donne rispetto agli uomini, e questo è un elemento chiave per la nostra presentazione. Ma qual è la prevalenza dell'IPV? Negli USA il 25% delle donne sono state violentate sessualmente o aggredite da un coniuge, compagno attuale o pregresso, nel corso della propria vita. Di tutti gli omicidi nel mondo, addirittura il 13,5% sono stati commessi da un partner, e questa proporzione è 6 volte superiore per gli omicidi di donne. Ma venendo al bel paese, non tanto bello in questo contesto, in Italia quasi 7 milioni di donne hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Sono 652.000 le donne che hanno subito stupri e 746.000 le vittime di tentati stupri. Il 63% di questi è commesso da un partner attuale o precedente. Ma quali sono le conseguenze dell'IPV? Quelle più comuni e diffuse rientrano nella sfera psichiatrica. Infatti, una donna che ha subito IPV ha 3 volte più possibilità di sviluppare un disturbo depressivo maggiore, 4 volte di sviluppare un disturbo d'ansia e ben 7 volte di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress. Ancora più traumatico, la metà delle donne che subiscono aggressioni sessuali gravi tenta il suicidio. Ma l'IPV ha conseguenze anche sulla salute generale. Infatti, donne che sono state sottoposte a IPV solitamente soffrono di emicrania, dolore lombare o dolore pelvico cronico, ma anche sintomi gastrointestinali come la perdita dell'appetito, la sindrome del colon irritabile o l'ulcera. Non si sprecano anche i sintomi ginecologici, come la malattia infiammatoria pelvica, le malattie sessualmente trasmissibili, il sanguinamento vaginale, la dismenorrea. Chiaramente i sintomi più evidenti sono le lesioni, che vanno da traumi minori a fratture, allo sfregiamento, fino alla disabilità permanente e alla morte. Non ci sono dati epidemiologici precisi sui disturbi cardiovascolari, ma questo studio punta il dito su una considerazione estremamente interessante. Se infatti è presa in considerazione l'ischemia da stress fisico, come noi tutti potevamo immaginare, soprattutto in età superiore ai 50 anni, gli uomini sembrano essere molto più soggetti. Ma quando si prende invece in considerazione l'ischemia da stress mentale, in questo contesto sono le donne, soprattutto giovani, a essere molto più colpite dagli uomini. Qui si vede, per esempio, un'immagine di un cuore ipoperfuso, ischemico, di una donna che ha subito stress psicologico. Ma se si sprecano i dati epidemiologici sull'IPV, quali sono i meccanismi fisiopatologici alla base di questo danno terribile? Esistono terapie farmacologiche? Potrete immaginare da questo omino che guarda una voragine che non esistono studi di letteratura sui meccanismi molecolari, ma solamente studi osservazionali. E se sono stati sviluppati differenti ed efficaci approcci psicoterapici per far fronte alle conseguenze di IPV, non esistono interventi farmacologici mirati ad affiancare l'intervento psicoterapico. Infatti, ogni terapia farmacologica è puramente sintomatica. Qui entra in gioco il nostro progetto di ricerca che è stato finanziato dall'Unione Europea, PINK, Persisting Intimate Kindness, che come potete vedere da questo schema vede coinvolti moltissimi professionisti dell'Università di Padova, ma non solo dell'Università di Padova. Questo progetto si pone 3 obiettivi primari. Prima di tutto, affinare un modello sperimentale per studiare l'IPV, esplorare i meccanismi molecolari del danno da IPV, sia a livello cerebrale che cardiaco, e testare possibili presidi terapeutici, sia comportamentali che farmacologici. Partendo proprio dai meccanismi molecolari, abbiamo formulato delle ipotesi di partenza. Un target possibile da esplorare sono gli estrogeni. Ma voi vi direte sicuramente gli estrogeni perché sono un ormone che è estremamente implicato
della fisiologia femminile, ma anche perché gli estrogeni, con i loro recettori, qua vedete IR alfa e beta, al di là di una funzione riproduttiva, giocano un ruolo molto importante in un'altra serie di processi. Sono molto diffusi nel cervello e, per esempio, il recettore beta media la sinaptogenesi, la neuroplasticità, ma anche la reattività all'ansia attraverso la mediazione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, la tolleranza e il recupero dell'ischemia, un ruolo molto importante nel metabolismo della serotonina e quindi nella modulazione dell'umore, ma anche nella memoria spaziale. Gli estrogeni sono un target perfetto per la nostra ricerca, perché oltre a giocare un ruolo importante nel sistema nervoso centrale, sono estremamente cruciali anche nel sistema cardiovascolare. Infatti, i recettori agli estrogeni mediano risposte adattive positive contro il danno ischemico. E dulcis in fundo, a renderli un perfetto candidato, molti studi hanno mostrato come lo stress psicologico tenda a diminuire nelle donne i livelli di estrogeni circolanti. Un altro possibile target della nostra ricerca è il BDNF, Brain-derived neurotrophic factor. Ne media la sopravvivenza, la plasticità, lo sviluppo, il differenziamento. Ma recenti studi hanno mostrato come il BDNF sia estremamente importante anche per il sistema cardiovascolare. Infatti, qui per esempio avete l'immagine di topolini che sono ingegnerizzati geneticamente e non esprimono il BDNF nel cuore, come questi topi mostrano un ventricolo sinistro allargato, patologico. O per esempio, un lavoro recente del professor Paolocci ci fa vedere come topolini che non hanno il recettore del BDNF nel cuore abbiano problemi di contrattilità cardiaca. Quindi il BDNF è importante per il neurone, per il cardiomiocita, per il cuore, ma anche per il dialogo tra cuore e cervello. È importante ricordare che questi due sistemi sono intimamente interconnessi, come tra l'altro traspariva anche dalle presentazioni precedenti. Nostri recenti lavori hanno mostrato come lo stress psicosociale sia in grado di abbattere i livelli di BDNF sia a livello centrale che a livello cardiaco. Ma quale relazione può intercorrere tra BDNF e estrogeni? Quindi perché questa liaison, perché ci siamo concentrati su questi due attori principali? Beh, come abbiamo già detto, gli estrogeni attraverso i loro recettori alfa e beta nucleari mediano l'attivazione dei fattori di trascrizione importanti nella cellula. Stessa cosa fa il BDNF attraverso altri mediatori intermedi. Ma gli estrogeni sono in grado di intervenire anche su questi fattori intermedi e di potenziare la risposta stessa ai BDNF con un fenomeno di convergenza, portando il neurone a livelli più alti di crescita, di sopravvivenza, di plasticità. Ma gli estrogeni sono anche in grado di influenzare la biosintesi e la bioavabilità del BDNF stesso, quindi potenziandone l'azione attraverso un meccanismo di induzione che porta allo stesso risultato di benessere della cellula. A questo punto è chiara un po' la nostra ipotesi di ricerca, secondo cui l'IPV cronico, la violenza cronica, possa inficiare il segnale degli estrogeni del BDNF, portando a una diminuzione della disponibilità degli estrogeni stessi e di conseguenza a un'abolizione di quegli effetti di induzione e convergenza di cui abbiamo parlato prima, con un danno all'omeostasi neuronale e cardiomiocitaria e tutti quei sintomi di cui abbiamo parlato prima che sono legati all'IPV, la depressione, l'ansia, il disturbo post-traumatico da stress, i deficit cognitivi, la disfunzione cardiaca. Ma per studiare questi meccanismi abbiamo dovuto ideare o escogitare un metodo per indagare questo tipo di fenomeno nel modello animale. Ci siamo serviti del topo per questo. Abbiamo chiamato questo strumento comportamentale Experimental Intimate Partner Violence. In questo paradigma noi applichiamo dell'urina di un maschio sui genitali di una topolina femmina. Dopodiché la topolina femmina è inserita nella gabbia insieme a un maschio dominante ed aggressivo. La reazione del maschio solitamente appunto è violenta, è di aggressione verso la femmina.
Dopodiché gli animali vengono separati da una partizione che però li mantiene in contatto sensoriale costante per 24 ore, quindi voi potete immaginare l'ansia della topolina che comunque deve coabitare con il suo aggressore. La procedura viene ripetuta per 21 giorni per rendere questo stress cronico. Ora vi mostrerò alcuni risultati preliminari che abbiamo sviluppato qua a Padova e alla Johns Hopkins University. Intanto quello che abbiamo registrato è che per tutti i 21 giorni di questo paradigma di stress le nostre topoline erano nei 5 minuti di incontro costantemente sotto attacco. Qui vedete dal grafico abbiamo misurato il tempo in cui è stata subita questa violenza. Ma ne abbiamo voluto poi ovviamente misurare i risultati per vedere se effettivamente fosse efficace nell'indurre uno stato d'ansia. Prima di tutto ci siamo serviti di marker biochimici, uno fra tutti il corticosterone, nel topo è l'equivalente del cortisolo nell'uomo, l'ormone principe dello stress, e potete vedere che durante i 20 giorni di questo paradigma sperimentale i livelli di corticosterone sono schizzati alle stelle e rimasti alle stelle. Ma dopo abbiamo voluto anche misurare il comportamento di queste topoline per indagare i livelli di ansia. Ci siamo serviti di un test comportamentale validato, l'Elevated Plasmase. In questo test, giusto per darvi un po' di contesto, abbiamo un labirinto con 4 braccia, 2 braccia sono coperte, oscure, riparate, e 2 braccia sono aperte ed esposte alla luce. Il topolino, quando è ansioso, tende a nascondersi nelle braccia chiuse, quando in buono stato di salute, in un buono stato mentale, si potrebbe dire, esplora le braccia aperte. Il ricercatore va a misurare il tempo che il topolino spende nelle braccia aperte o il numero di entrate. Come potete vedere, abbiamo risultati alla baseline, cioè prima dei 21 giorni di violenza, con le topoline che esploravano le braccia aperte nel nostro labirinto, e la drammatica caduta di questi indici dopo i 21 giorni violenza. Ma al di là dell'output comportamentale, che un po' ci dimostra che questo modello è efficace nell'indurre uno stato di ansia nelle nostre topoline, siamo andati a verificare la nostra ipotesi molecolare e fisiologica. A partire, come potevate immaginare, dalla misurazione degli estrogeni circolanti, dell'estradiolo circolante. Potete notare come c'è una caduta assolutamente verticale dell'estradiolo circolante dalla baseline fino ai 21 giorni. Ma questo non è limitato semplicemente a un marker ematico. Infatti, a questo punto abbiamo zoomato sul sistema nervoso centrale ed in particolare ci siamo focalizzati sull'ippocampo. L'ippocampo, lo sa l'audience meglio di me, è un'area cruciale sia nell'uomo che nel topo per molti processi che vanno dalla memoria alla gestione dell'umore, addirittura all'orientamento spaziale. Nell'ippocampo delle nostre topoline, dopo 21 giorni di intimate partner violence, i livelli di quel recettore beta degli estrogeni che abbiamo nominato in precedenza sono calati drammaticamente, di più del 50%. Ma non solo, sono calati drammaticamente in maniera assolutamente proporzionale con il tempo che le nostre topoline hanno passato sotto attacco. Infatti, come vedete da questo grafico, maggiore è il tempo passato sotto attacco, più bassi sono i livelli di recettore beta. L'altro attore principale che abbiamo nominato il BDNF, chiaramente siamo andati a misurare anche quello, e anche per il BDNF nell'ippocampo delle nostre topoline, di nuovo un drammatico decremento. A questo punto abbiamo spostato il focus della nostra lente sul sistema cardiovascolare. Siamo partiti dalla misura più semplice, ma lo stesso molto esplicativa della funzione cardiaca, l'ECG, la frequenza, misurata prima e dopo la violenza subita dalle topoline,
E ciò che abbiamo registrato è, in primis, un forte aumento della frequenza cardiaca, ma dopo, scendendo più nel dettaglio e misurando indici di heart rate variability, quindi della capacità, per spiegarlo in parole semplici, del nostro cuore di accelerare o decelerare in base alle richieste dell'ambiente esterno, il cuore di queste topoline vede un heart rate variability che diminuisce moltissimo, in questo caso in termini di RMSSD, un indice in serie temporale, ma anche l'high frequency, un altro indice molto importante di regolazione del sistema autonomico, appunto sul battito cardiaco. Ma al di là del battito abbiamo indagato anche la funzione cardiaca stessa. Abbiamo fatto un'ecografia alle nostre topoline prima e dopo la violenza da parte dei loro aggressori, e se la funzione sistolica, ossia la capacità del nostro cuore di contrarsi in qualche maniera è rimasta preservata, la funzione diastolica, ossia la capacità del nostro cuore di rilassarsi, di espandersi, è risultata molto colpita. Qui infatti un indice del ventricolo, del diametro del ventricolo alla fine della funzione diastolica, cioè nel suo momento di rilassamento, con un allargamento patologico del ventricolo delle nostre topoline. Intanto da questi dati preliminari possiamo trarre alcune conclusioni. Che il nostro modello sperimentale di APV è efficace nell'indurre una condizione di stress cronico e un grave stato di ansia assimilabile a quella tipica dell'IPV nell'uomo. Che il nostro modello abbatte i livelli di stradiolo circolante ed il signaling degli estrogeni del BNF in aree chiave del cervello come l'ipocampo, e che lo stesso perturba l'omeostasi cardiaca e induce i primi segni di una disfunzione diastolica. Ma dalle conclusioni preliminari abbiamo cominciato a tracciare un'idea di un possibile intervento di recupero. Per ricordarvi, il nostro paradigma parte con la femmina, che è stata applicata all'urina, che viene inserita nella gabbia del maschio, e dopo i 5 minuti di interazione violenta. Ma a differenza del paradigma senza intervento di recupero, sì, la femmina è divisa dal maschio dopo i 5 minuti di interazione, ma anziché rimanere da sola nella sua gabbietta in coabitazione con l'aggressore, viene messa in compagnia con una sorella, un sistema di supporto sociale. A questo abbiamo voluto combinare in maniera sinergica anche un possibile intervento farmacologico basato su quei meccanismi che abbiamo esplorato e che vi ho mostrato in precedenza, ossia la somministrazione possibile di un TrkB agonista. Un TrkB agonista non è altro che una molecola che funziona, che mima il funzionamento del BDNF, e anche la supplementazione d'estradiolo. Tutto ciò verrà ripetuto per 21 giorni, quindi sia l'approccio di violenza, ma anche l'approccio di recupero, nella speranza, questa è la domanda, ci sarà alla fine un miglioramento dei sintomi di ansia e delle disfunzioni cardiache osservate? A questo ovviamente non abbiamo ancora risposta. Mi permetto di concludere con un'ultima considerazione. Questa possibile esplorazione di meccanismi, ma anche di interventi, non è altro che un possibile rimedio ex post, quando in realtà la ferita è stata già inferta e il danno parzialmente è stato già fatto. Molto importante per noi, ed è anche parte di questo progetto europeo, in realtà ancora più che l'approccio terapeutico ex post, è la prevenzione. E infatti noi pensiamo fortemente che la migliore cura per questo tipo di pandemia, la violenza domestica, sia l'educazione. Cercheremo di portare questo messaggio all'interno delle scuole, abbiamo già cominciato nei licei di Padova, anche questo talk è un'occasione e vi ringrazio per questo. E questo è il nostro obiettivo. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutte le persone che stanno collaborando a questo bellissimo progetto. Grazie. Grazie Jacopo. Ci sono domande per questo intervento, relativo a questo intervento per Jacopo? Eccone una. Io avevo una curiosità. Ha citato la presenza di deficit cognitivi.
e se sapeva darmi qualche dettaglio in più, che tipo di deficit sono stati riscontrati in queste vittime? Deficit cognitivi soprattutto legati alla memoria e a memoria legata al condizionamento. Sono stati fatti test per misurare il funzionamento del condizionamento e sono emersi deficit importanti in quest'area. Se ci pensa, in realtà torna perfettamente perché sono gli stessi deficit che emergono nel disturbo post-traumatico da stress, per esempio. Si pensa anche che a lungo termine in realtà questi deficit possano riguardare anche memorie di tipo più esplicito. Per esempio, e questi sono dati preliminari che non ho ancora mostrato, ma le topoline sottoposte a IPV ancora più prolungate cominciano a mostrare dei deficit anche di memoria spaziale, probabilmente legate a disfunzioni ipocampali. Un'altra domanda lì? E sulla violenza. E, se avevate pensato di dividere, perché dentro la violenza, come dire, un conto alla violenza e un conto alla violenza di natura sessuale. Non è esattamente la stessa cosa, se avevate pensato o se, insomma, se successivamente c'è la possibilità di identificare questi, non tanto sulle topoline, ma in generale anche sulla popolazione, questi due tipi di campioni clinici, perché per la popolazione femminile un conto è la violenza in generale e un conto è la violenza di matrice sessuale. Sono due temi un po' diversi, anche se i sintomi poi post possono sembrare simili. E un'altra cosa che molta letteratura ci dice che le donne adulte che sono esposte a violenza di natura generale o di natura sessuale spesso sono state bambine esposte a violenza, no? Quindi lei parlava di prevenzione e quindi probabilmente che questi meccanismi che voi state cercando di intercettare e forse anche gli interventi che state cercando di pensare andrebbero pensati su popolazioni di bambini e bambine, mi viene da dire, esposti in fasi precoci della vita a violenza, che poi tendono, non si sa perché, o meglio, da qualche punto di vista si sa, ma aprirei troppo il discorso, a intercettare ulteriori situazioni di violenza subita. Quindi quella che noi osserviamo poi da adulti è l'ultimo anello di una lunga catena che è iniziata molto prima. Sto pensando anche a circuiti neurali, funzionamento cognitivo, funzionamento di natura anche endocrinologica. Quindi se avete questi due temi a mente o se non ce li avete, che forse potrebbero essere attenzionati. La ringrazio moltissimo. Due domande assolutamente corrette e puntuali. Per quanto riguarda la distinzione tra violenza appunto, puramente fisica e sessuale, lei ha perfettamente ragione, ma è un limite di questo modello, perché non riusciamo a indurre un'aggressione sessuale. Tengo però a sottolineare che secondo me la forza del modello non sta tanto nei 5 minuti di aggressione fisica che la topolina subisce, ma nella violenza psicologica prolungata delle 24 ore successive in coabitazione con un aggressore e con un ambiente ostile. Questa secondo me è la parte più ecologica e traslazionale del modello che noi proponiamo, ma sicuramente la parte sessuale è un limite, oltre al fatto che sicuramente c'è una complessità nella sessualità umana che è estremamente superiore, difficilmente riproducibile. Per quanto riguarda la seconda domanda, lei ha totalmente ragione. Per questo, dal punto di vista della diffusione, noi abbiamo cominciato, tra l'altro in Costa Rica, a fare questi interventi soprattutto nelle scuole elementari, perché appunto pensiamo che anche il processo educativo parta proprio dai primissimi anni. E l'esperienza è stata incredibile perché questi bambini si sono dimostrati incredibilmente responsivi al tema, probabilmente è qualcosa che sfortunatamente già ronzava nelle orecchie. E tra l'altro, quello che lei dice è vero sia per le femmine che per i maschi, perché sicuramente anche certi tipi di comportamenti violenti nascono nei primissimi anni di età e nascono nel subire violenza anche da parte del maschio. Quindi certamente questo apre moltissime strade interrogativi
che ci dovrebbero portare ad allargare questo tipo di ricerca più alla psicologia e agli psicologi, che è una cosa che io vorrei veramente fare, perché chiaramente noi abbiamo dei limiti in questo. Una domanda dal web, ma è più forte l'effetto del supporto, quindi la sorella, o del farmaco? Quindi come si disambiguano le due cose se le mettete insieme? Domanda giustissima, non ho ancora la risposta perché è uno studio in prospettiva. Dal punto di vista metodologico, chiaramente io per semplificazione le ho messe insieme, ma ci saranno tre gruppi. Ci sarà un gruppo che avrà solo il supporto della sorella, un gruppo che riceverà solo la terapia farmacologica ed un gruppo che riceverà entrambe. E questo ci permetterà di misurare qual è più efficace e se le due insieme, come io mi auspico o immagino, possano avere un effetto sinergico, cioè superiore alla somma dei due singoli interventi presi isolatamente. Io avrei una curiosità, Jacopo, un po' naive, così per dire, ma se il meccanismo molecolare, l'idea, insomma, lo schema molecolare di signaling che voi proponete, cioè questa carenza di estrogeni che impatta sul BDNF fondamentalmente, giusto? Sì. E questo ha un effetto sia centrale sul sistema nervoso centrale che a livello cardiaco. Ma nelle situazioni parafisiologiche dove c'è un calo degli estrogeni normalmente avviene la stessa cosa? O c'è una compensazione? Questa è una domanda giustissima. Quello che le posso dire è che io ho studiato tanto il comportamento di topolini knockout per gli estrogeni, per il recettore agli estrogeni, quindi come dice lei, una situazione parafisiologica in cui gli estrogeni mancano ab initio o mancano quasi completamente ab initio, e noto moltissime similitudini tra le topoline che subiscono IPV e queste topoline che non lo subiscono ma che non hanno gli estrogeni ab initio, deficit dell'umore, forti comportamenti ansiosi, e deficit di memoria spaziale ed anche con il passare dei mesi, che per il topo sono anni, incipienti disfunzioni cardiache. Ah. Quindi mi verrebbe da dirle parzialmente sì, chiaramente non voglio essere riduzionista e pensare che tutto si riduca agli estrogeni, ci saranno mille altri attori, pensi all'ossitocina, ai corticosteroidi. Esatto. Però ecco, si parte da uno. Certo, grazie. Avete altre domande? Altrimenti ringraziamo Jacopo, grazie mille, grazie e auguri. Grazie. E adesso abbiamo un break e siete tutti invitati al Caffè Pedrocchi, che ci offre un caffè e qualche pasticcina. Sì. E ci ritroviamo qui alle 17:40. Grazie.
Bentornati per la seconda parte, l'ultima giornata di questo evento. Spero che il coffee break vi abbia fatto riguadagnare le forze per affrontare con sprint quest'ultima parte. Mi prendo solo un minuto per segnalare un aspetto che secondo me non è così chiaro ai non esperti del settore. Quello che vedete in queste presentazioni, queste manciate di slide, quindi poche slide per mostrare le scoperte del proprio lavoro, sono in realtà frutto di anni e anni di lavoro. E molto spesso a questi anni si associa molto stress, preoccupazioni, a volte notti passate a lavorare. E questo ha, come tutti questi sforzi vengono alla fine ricompensati dalla possibilità di riuscire a disseminare i risultati e a dare in qualche modo il proprio contributo alla scienza. E trovo che anche se noi parliamo di scienza, trovo che questo sia assolutamente qualcosa di poetico. Quindi ringrazio moltissimo gli speaker che partecipano a questo evento. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori grazie ai quali riusciamo a gestire i periodi di stress e ogni anno a fare in modo che l'evento funzioni a dovere, e colgo in particolare l'occasione per ringraziare il vero cuore pulsante del Brain Awareness Week, che è Cristiana Grillo. Quindi un applauso. Non rubo altro tempo e introduco il Giulio Menti del Dipartimento di Scienze Biomediche con il talk verso una visione unificata della navigazione animale. Buon pomeriggio, grazie a tutti per essere tornati dopo la pausa break. Io sono Giulio Maria Menti, sono un dottorando del PNC, lavoro con il professor Megigian, che gestisce il laboratorio di neurobiologia comportamentale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, e farò una presentazione un po' diversa da quelle che avete visto finora, sostanzialmente, perché non vi presenterò i risultati di un lavoro o di più lavori. Vi parlerò della cornice teorica e programmatica, per così dire, che noi col nostro gruppo seguiamo per mettere a punto, appunto, per i nostri esperimenti. Innanzitutto dobbiamo capire di cosa parliamo quando parliamo di navigazione animale. E molti, mi è capitato più volte, la assimilano alla migrazione. Qui potete vedere l'oca selvatica in foto, sta migrando. E come definizione, l'avete riportata sotto, vedete, si definisce come atto del tracciare una rotta verso un traguardo più o meno distante, sostanzialmente. Ma non dobbiamo confondere la navigazione solo con questi processi migratori. In realtà, potete vedere il macaca fuscata, il macaco giapponese, la navigazione ha a che fare con l'esplorazione dell'ambiente in generale, perché per un organismo è importante per il suo successo, sia il successo riproduttivo, per la sua fitness, la sopravvivenza ai predatori. L'importante è interpretare tutti quei segnali che l'ambiente ci porta e saper attuare i programmi motori decisionali più appropriati per, appunto, tutte le sue necessità. E in particolare spendo due parole qui sul macaco giapponese, perché lo vedete immerso in una sorgente termale. E nello specifico, appunto, lui è una scimmia di montagna, ha bisogno di raggiungere la sorgente termale, non è che vive lì in pianta stabile, quindi ha bisogno di trovarla, di sapersi muovere nel suo habitat e di ritornare a questa pozza, a queste sorgenti termali. Vi do giusto qualche definizione per capire il frame, la cornice in cui ci stiamo muovendo, che può avere gradi di complessità dal più semplice, appunto, a più elevata. Poi ve ne illustro alcune, però in particolare una capacità fondamentale nella navigazione spaziale è quella di sapersi orientare. Come avete la definizione qui, no, non ve la leggo, ma sostanzialmente sia che ci siano dei punti di riferimento presenti, visibili, nelle vicinanze prossime dell'animale, sia che questi siano assenti,
per una navigazione di successo, una capacità di muoversi con successo nell'ambiente, è necessario sapersi dirigere verso una direzione specifica. E con navigazione vera e propria, in realtà, si intende oltretutto il fatto di sapersi muovere senza appunto la necessità di riferimenti particolari legati alla posizione in cui noi partiamo. Per esempio, se adesso, quando finiremo l'iniziativa e torneremo a casa, il fatto che io parta da qui per tornare a casa, piuttosto mi rechi in stazione o in altro luogo di Padova, è indifferente nella mia capacità di navigare per ritornare a casa, perché non mi baso certo sulla posizione di partenza, almeno in principio. Vi mostro alcune strategie, appunto, con cui gli animali si muovono nell'ambiente. Queste sono tra loro indipendenti, nel senso che le possiamo distinguere le une dalle altre, ma non dobbiamo pensarle come a tenuta stagna, cioè tutte concorrono con componenti più o meno importanti, a seconda ovviamente dell'ecologia, dell'animale, dell'ambiente in cui si trova a vivere. La più semplice è quella del cosiddetto piloting, che può apparire come un movimento casuale. Noi abbiamo un bersaglio, dobbiamo raggiungerlo nella nostra posizione, per strada vediamo una bancarella, ci viene voglia di una tazza di caffè, ce la prendiamo, poi ancora più avanti c'è pure il chioschetto che vende i tranci di pizza, ci prendiamo anche un trancio di pizza, e alla fine finalmente arriviamo alla nostra meta. Allora, questo per andare dal punto A al punto B sono ovviamente delle deviazioni dal percorso, ma pensiamo che magari siamo in un ambiente per noi non troppo noto, non consueto, potremmo usare questi riferimenti al ritorno, per esempio il chioschetto, il bar, per ritornare attraverso dei riferimenti visivi appunto alla nostra posizione di partenza da cui ci siamo allontanati per raggiungere il bersaglio. Un'altra è il cosiddetto beaconing. Questa invece, qui vedete una vespa scavatrice, oggetto degli studi di Tim Bergen, che non è proprio l'ultimo premio Nobel nel 73, e è un movimento stavolta diretto verso l'obiettivo, una strategia che ha un obiettivo, non è un movimento, non è basato su stimoli temporanei, ma su quegli stessi stimoli diventano dei punti di riferimento, ovvero dei landmark che possono essere visivi, come nel caso della vespa, che adesso vi mostro qui gli studi di Tim Bergen, che associa all'entrata delle tane dei pattern di oggetti messi attorno appunto all'ingresso. Tim Bergen ha lavorato proprio su questo negli anni 30, provando a cambiare la disposizione, la natura, il numero degli oggetti attorno all'entrata del nido della vespa, notando che effettivamente l'insetto aveva difficoltà, una volta che il pattern di oggetti cambiava nel numero soprattutto e nella disposizione, non riusciva a ritrovare l'ingresso del nido. Però abbiamo anche landmark di diversa natura, cioè landmark olfattivi. Qui abbiamo la caretta, la tartaruga marina, e che si basa per esempio sul dimetilsulfide, che è associato per loro a zone di fitoplancton con alta concentrazione di cibo, e hanno visto in questi studi appunto fatti sulla tartaruga che in una vasca con presenza di odori somministrati dall'alto, in presenza del dimetilsulfide, la tartaruga usciva molte più volte in superficie per analizzare il flusso di questo odore e lo seguiva attivamente. Una penultima forma un po' più complessa è quella della path integration. Questa è la formica del deserto, è una delle formiche degli organismi modello più utilizzati per questi studi degli insetti. Anche qui abbiamo un bersaglio, cioè soprattutto il ritorno, il bersaglio è ritornare alla propria posizione iniziale, e infatti, come vedete, è indipendente dalla posizione che abbiamo durante il percorso, ma non da quella di partenza. Qui c'è un esempio, appunto vedete, la formica deve calcolare la sua posizione, calcola la sua posizione mentre si sposta, sia contando per esempio i suoi passi, lo spazio percorso, quindi un'informazione interna, sia sfruttando informazioni esterne che arrivano per esempio dalla direzione del vento mentre si sposta, dall'incidenza e dall'intensità dello spettro solare.
e appunto per sfruttare tutti questi meccanismi per tornare in prossimità del nido. Se ripensiamo alla vespa precedente, ovviamente vi ho mostrato come questa usa i landmark visivi per trovare l'entrata, ma quando deve tornare verso l'entrata dopo un viaggio esplorativo, non presumibilmente, fa uso appunto di questa strategia di path integration. Quella più complessa, che ci interessa più da vicino, in realtà, è l'uso di mappe spaziali. Cioè, sostanzialmente, l'animale si forma una mappa virtuale dell'ambiente, esplorandolo, e che poi utilizza per le sue navigazioni, appunto, nella vita di tutti i giorni. Qui vedete uno studio in cui sostanzialmente in alto vedete i percorsi degli areali dell'esplorazione nei primi 20, 60 e 90 giorni dei pipistrelli. Questi sono pipistrelli della frutta egiziani. In basso vedete le traiettorie bianche, che sono quelle abituali. La traiettoria rosa invece è quella percorsa durante la sera di registrazione. E qui vedete una linea blu, che è diversa. Perché le mappe spaziali, vengono definite, la capacità di avere mappe spaziali si identifica spesso con la capacità di fare nuovi percorsi, quindi anche durante la fase esplorativa, ma anche e soprattutto di attuare scorciatoie per tornare da un punto iniziale, dal punto finale di arrivo al punto iniziale senza rifare tutto il percorso. Quindi c'è una capacità cognitiva di capire che i due punti sono collegati, quindi la capacità di fare una scorciatoia. Anche qui è la stessa cosa di prima, qui in realtà nell'immagine F si vede come i pipistrelli usano una superstrada che qui è coperta dalle linee dei vari pipistrelli, che è un riferimento, tornando a prima, no? Un riferimento che loro usano per spostarsi nello spazio, poi però non lo riutilizzano per tornare al punto di partenza. Qui vedete il pipistrello che viene geomarcato appunto per essere traccato, queste vedete sempre sono le traiettorie dopo il filtraggio dei dati, queste sono tutte scorciatoie o percorsi nuovi fatti dai pipistrelli durante la registrazione, e qui a destra potete vedere anche i pipistrelli catturati e liberati, come ritornino nel loro areale abituale, e questi ovviamente sono percorsi nuovi, tracciati in nero, perché non erano stati esplorati in precedenza. Come vi dicevo, appunto è una strategia a sé stante che non dipende dalle altre che abbiamo visto, ma si acquisisce comunque navigando, spostandosi nello spazio, esplorando lo spazio, ed è molto importante, tanto che stimano gli autori che almeno nel pipistrello questo avvenga nei primi 3 mesi appunto di vita del pipistrello. Adesso vi do giusto un paio di concetti per capire il perché è interessante studiare queste capacità di navigazione degli animali. Quindi adesso non voglio far prendere un colpo a qualche biologo, però partiamo con questa slide qui. Questo è un concetto in realtà molto più diffuso di quanto pensiate, anche proprio tra gli esperti. Cioè, c'è l'idea di questa scala natura, cioè di questa progressione nell'evoluzione, per cui animali più semplici in realtà siano meno evoluti, più evoluti. Tranquillizziamo subito, non è così, è sbagliato, non esiste una scala della natura. Cioè, tutti gli animali vanno considerati in una scala di complessità, quindi dal più semplice al più complesso, ma non in una scala di evoluzione superiore, non c'è un animale superiore o inferiore a un altro da un punto di vista evolutivo, quindi questo è importante. E poi un concetto che probabilmente sapete già tutti quanti, la differenza tra omologia e analogia, cioè strutture adattate per lo stesso scopo, quindi il volo, per esempio, ali negli insetti e negli uccelli, oppure arti con origine comune, ma che sono stati adattati per scopi completamente diversi. Vedete l'arto anteriore dei tetrapodi, già Darwin ne parla nelle sue opere per parlare di omologia. E arriviamo quindi al dunque, cioè il sistema nervoso. Come trattiamo il sistema nervoso? Abbiamo sistemi nervosi analoghi o omologhi tra questi animali? E il discorso è che il punto fondamentale, perché tutte queste strategie vengono attuate da animali diversi, in fila diversi, specie diverse, distanti tra loro. E questi sistemi nervosi hanno un'origine comune oppure no? In realtà ci sono 2 scuole di pensiero, siamo ancora distanti dalla risoluzione del problema, ma qui potete vedere il complesso centrale nel cervello, il sistema nervoso centrale degli insetti, che potete vedere, questa stessa struttura è presa, la vedete qui, protocerebral bridge, ponte protocerebrale è questa porzione qui, questo è il fan-shaped body, che vedete qui, eccolo qui, e
ellipsoid body, eccolo qui, e sotto ci sono i noduli in verde chiaro che vedete più qui in questa diapositiva qui. Questo è una porzione del sistema nervoso centrale degli insetti che è deputata al controllo motorio, all'apprendimento dei pattern motori, ed è stranamente simile, diciamo, a una cosa che avete già visto anche nelle presentazioni precedenti, cioè abbiamo i gangli della base nei mammiferi. I gangli della base, anch'essi, non mi si soffermo troppo perché li abbiamo già visti nelle presentazioni precedenti, sono deputati anch'essi al controllo motorio, al learning, all'apprendimento dei pattern motori, alla capacità di prendere decisioni, quindi la selezione del pattern motorio. Qui vi ho messo semplicemente una slide per indicarvi, farvi vedere, mostrarvi, è molto più complesso di quanto sembra dalla figura, comunque i pattern di connettività che abbiamo in entrambi i casi. A sinistra avete la drosofila, la mosca, il moscerino della frutta per i non addetti ai lavori, e a destra il cervello invece dei mammiferi. E potete vedere che in entrambi i casi l'informazione che arriva a queste strutture ha un percorso discendente. Queste sono le stesse strutture che avete visto prima, il ponte protocerebrale, fan shape dell'ellipsoid body, sono gli stessi. E poi l'informazione dopo essere stata processata ritorna verso l'alto. Adesso qui in realtà lo vedete in questa figura qui, eccola qui, ritorna verso l'alto. La stessa cosa avviene nei mammiferi, e appunto sono coinvolti i gangli della base, quindi attraverso il talamo il segnale ritorna nella parte della corteccia, nella parte superiore, dopo essere arrivato in entrata. Le ipotesi quindi sono di analogia o omologia, entrambe hanno dei punti di forza e dei punti critici, diciamo così. L'analogia vuole che ci siano appunto quindi origini multiple per i sistemi nervosi. Questa è un'ipotesi poco parsimoniosa perché vorrebbe dire che si strutture così complesse, che sottintendono funzioni così complesse, si sono evolute indipendentemente in momenti diversi della storia evolutiva, e però sostanzialmente sono arrivati ad acquisire una strutturazione, sia dal punto di vista anche metabolico, strutturale, organizzativo, simile, e appunto è una ipotesi che lascia un po' perplessi perché è raro che questi stessi adattamenti così fini appaiano più volte indipendentemente nel corso dell'evoluzione. Infatti alcuni chiedono ma quali sono le altre possibili strutture che eventualmente si sarebbero potute sviluppare. E in realtà la risposta banalmente può essere molto semplice, nessuna, perché potrebbero esserci dei constraint, cioè dei blocchi dovuti alla possibilità che l'evoluzione in realtà non procede sempre nel verso migliore possibile, ma nel verso migliore available, cioè disponibile, cioè quello che c'è, l'evoluzione agisce su quello che c'è, non su quello che potrebbe esserci. E di contro l'omologia invece si basa sull'ipotesi che questa origine tra vertebrati e invertebrati del sistema nervoso sia comune, molto più parsimoniosa, però difficile da dimostrare. Sarebbe spiegabile con un'evoluzione parallela di questi sistemi, nel senso che, essendoci pressioni selettive comunque simili e il punto di partenza sia stato lo stesso, si sia arrivati a un'organizzazione di questo tipo, strutturale, fisiologica, che appunto racchiude le stesse caratteristiche, perché in partenza aveva le stesse caratteristiche. È più parsimoniosa, purtroppo mancano le prove ancora definitive dalla biologia dello sviluppo, anche se alcuni indizi ci sono, e soprattutto dalla filogenesi molecolare, che è ancora, e qui le prove latitano. Ma perché tutto questo cosa ci interessa? Tutto sommato potrebbe apparire una cosa poco interessante. In realtà è molto importante perché nella ricerca attuale in neuroscienze questi aspetti vengono trattati settorialmente. Cioè vengono indagati ma limitatamente all'organismo, alla specie di interesse, all'organismo di interesse. Non c'è molto spesso un approccio trasversale che abbracci con dei disegni sperimentali simili, diciamo così, adattati sistematicamente, più specie animali. Noi stiamo cercando di farlo con i gruppi appunto del professor Meggiane e Marco Dalmaschio, cercando di attuare paradigmi simili sia in modelli come il pesce e il moscerino, quindi un vertebrato e un invertebrato. Questo avrebbe anche ricadute fondamentalmente nella ricerca anche medica, perché avere la possibilità di traslare appunto direttamente la ricerca su un sistema nervoso più semplice, estremamente disponibile, estremamente gestibile anche dal punto di vista delle tecniche di manipolazione, sarebbe un evidente vantaggio. E inoltre pone anche domande interessanti sulla comprensione delle capacità intellettive
dei sistemi nervosi animali in generale. Cioè c'è questa idea, come dicevo prima, di animali meno evoluti e di animali più evoluti, che sostanzialmente funzioni più complesse siano appannaggio dei primati o addirittura solo dell'uomo. In realtà, se ci fosse un'omologia di fondo, potrebbe essere che di base tutti gli animali abbiano le possibilità strutturali e fisiologiche di, in un processo evolutivo lunghissimo, di arrivare a sviluppare forme appunto di complessità intellettiva più elevata. E non è detto, appunto, però non è detto, non abbiamo ancora le prove definitive di questo. E in realtà io ho anche concluso, qui mancava la slide di ringraziamenti che evidentemente è saltata, quindi comunque ringrazio il professor Megigian del Dipartimento di Scienze Biomediche, il professor Marco Dalmaschio e Matteo Bruzzone, anche loro del Dipartimento di Scienze Biomediche, il professor Zordan del Dipartimento di Biologia, anche lui parte del gruppo, e ovviamente tutti gli appartenenti al PNC e all'Università di Padova che hanno permesso, mi hanno chiesto e permesso di tenere questa talk. Vi ringrazio voi per l'attenzione e la pazienza, spero che al di là del qualche balbettamento vi sia stato interessante, insomma, grazie. Domande? Ne faccio una nel frattempo. Qual è, puoi darci un accenno a questo riguardo, l'omologia che possiamo trovare tra le mappe spaziali negli animali, ad esempio nei topi sono molto studiate, e le mappe spaziali che possiamo trovare nell'uomo? Beh, allora, intanto trovare l'omologia a livello... che il concetto di mappa spaziale, bene o male, è un concetto astratto, come dicevo prima, si basa sul fatto che appunto dobbiamo identificare se esiste questa mappa spaziale. Quindi capire con i metodi che abbiamo visto, o brevemente illustrato nel pipistrello, le scorciatoie, la capacità di esplorare l'ambiente con percorsi nuovi, eccetera. Quindi in realtà discutere di omologia a quel livello mi sembra molto complicato, francamente. L'omologia a livello comportamentale è difficile da dimostrare, ovviamente, perché è l'output finale di un'organizzazione che sottintende a tutto questo. Per cui, infatti, è per questo che il problema è interessante da un punto di vista biologico ed evolutivo, soprattutto, perché l'omologia va ricercata a livello strutturale. Se la struttura è omologa, è un forte indizio, diciamo, se non la prova, che anche l'output comportamentale sia omologo, insomma, sia esattamente lo stesso. E è interessante soprattutto anche dal punto di vista comportamentale notare come quelle diverse strategie di navigazione che abbiamo mostrato siano tutte appunto presenti. Per esempio nell'uomo noi le abbiamo tutte, cioè usiamo meno il beaconing, per esempio il piloting lo usiamo di meno, usiamo molto di più le mappe spaziali, ma non siamo esenti, diciamo, da strategie più primitive, come è uscito il termine prima, cioè più semplici. Cioè semplicità non vuol dire inefficienza, cioè al contrario possono essere strategie molto efficienti, certo non adatte ad affrontare eventualmente problemi legati appunto a una mappatura virtuale dello spazio, perché non è quello il loro compito, però non è detto che non possono coesistere in un sistema di omologia evolutiva delle strutture insieme. Quindi spero di aver dato una risposta abbastanza. Prego. In linea con il tuo stile di talk divulgativo, una domanda di tipo così epistemiologico, no? Hai parlato di mappe spaziali, e mappe spaziali sono un costrutto, diciamo così, latente, una variabile non osservabile per definizione, ed è quello che ha fatto entrare in crisi il comportamentismo, no? È dato il là al cognitivismo, no? Con Tolman e i suoi studi sulla navigazione spaziale dei ratti. Oggigiorno, come trattate queste variabili latenti in laboratorio, che non è possibile catturare in toto tramite quello che si osserva nei neuroni, nell'attività neuronale, certo, eccetera?
con le grid cells, diciamo così, alla Moser, eccetera, che possono dare un po' di storia, ma non tutto, certamente. In realtà io posso rispondere in senso lato, nel senso che noi lavoriamo sul, a parte Marco, il gruppo di Marco Dalmasio, che lavora sul pesce, di cui in realtà, sullo zebrafish, di cui in realtà io ancora non, noi non mettiamo ancora mano, nello specifico, noi lavoriamo con gli invertebrati. E vedere, cercare le mappe spaziali negli invertebrati è, se possibile, ancora più difficile che non pensarlo, per esempio, negli uccelli, per esempio, un esempio che è venuto fuori all'inizio, ma sono studiatissimi per questo. Quindi, in realtà, devo dire che dal punto di vista di studio nel topo o in organismi più complessi, come dicevo prima, non lo so, cioè noi non ci lavoriamo. Certo che da un punto di vista teorico, come abbiamo mostrato prima, mi rifaccio ai pipistrelli perché abbiamo mostrato lì, bisogna basarsi su quelle poche cose misurabili effettivamente, cioè attraverso un tracciamento lungo nel tempo, quindi capire le strategie nel tempo, nel lungo periodo, e capire se ci sono novità rispetto allo standard esplorativo, che in realtà sappiamo essere comune, un processo invece comune anche a organismi più semplici che su cui non possiamo investigare ancora le mappe spaziali, insomma, ecco. Non ci sono domande da casa. Se non ci sono altre domande, andiamo avanti. Ringraziamo di nuovo Giulio. E vi presento adesso Arianna Menardi del Dipartimento di Neuroscienze con il talk intitolato L'unicità del cervello, come studiarla per personalizzare il suo trattamento. Grazie a tutti, sono felice di concludere un po' queste due giornate di presentazioni sugli studi e le ricerche che vengono fatte qui all'università per quanto riguarda il cervello, no? Il mio interesse in particolare è nello studiare cosa rende il nostro cervello unico e quindi diverso un po' anche dal cervello di tutti gli altri, no? E come possiamo studiare questa sua unicità, ma anche come possiamo usare questa informazione poi quando si arriva il momento di trattarlo. Penso che questo sia anche un buon modo per fare una sorta di riassunto di quello che abbiamo visto in questi due giorni, nel senso che ormai dovrebbe esserci chiaro che il cervello è un organo molto complesso e che ha la caratteristica di essere fatto in maniera tale per cui le diverse regioni cerebrali hanno delle diverse funzioni. Quindi ad esempio abbiamo delle regioni più centrali che magari sottostanno principalmente a un controllo motorio oppure l'integrazione sensoriale, quando ad esempio poniamo la nostra mano troppo vicina a una fonte di calore, ma allo stesso modo ci sono altre regioni posteriori che invece sono più coinvolte nel mediare l'informazione che ci arriva dagli occhi, quindi un'informazione tipo visiva. Ci sono delle aree laterali che sono coinvolte non solo nella memoria, ma anche nel processare stimoli uditivi, gustativi. E infine i cosiddetti lobi frontali, che sono quello che ci differenzia per molti aspetti da altre specie animali, che mediano quelle che vengono definite le funzioni cognitive alte, quindi la nostra capacità di ragionamento, di risoluzione dei problemi, di pianificare un'azione, quindi quando la mattina ci alziamo e dobbiamo fare il caffè, dobbiamo ricordarci di mettere l'acqua, di mettere il caffè, di mettere la mocca sul gas, di spegnere il gas poi, e tutto questo. Nonché anche il controllo del comportamento di per sé, quindi la nostra capacità di inibire ad esempio un impulso. La cosa interessante è che, come è stato chiaro e presentato da altri dei miei colleghi, alcune di queste capacità sono presenti fin dalla nascita, altre si sviluppano, sono quindi il frutto di un processo di maturazione. E una cosa importante è che il nostro cervello non è lo stesso dalla nascita fino alla nostra morte, ma anzi cambia e matura. E come vediamo qua, il cervello di un bambino a una settimana, a 3 mesi, a 1 anno, 2 anni, 10 anni è molto differente. A 10 anni, tuttavia, c'è una struttura cerebrale che è già molto simile a una struttura adulta, quasi completa. Tuttavia, questa maturazione strutturale non riflette necessariamente una maturazione funzionale. Quindi sappiamo tutti che in realtà
capacità di ragionamento, di pianificazione, tutto quello che ho detto prima, sono processi e capacità che si evolveranno per ancora molti anni. Questo perché il nostro cervello fondamentalmente è un sistema plastico, quindi la sua capacità di cambiare in termini di funzione è evoluta, non dico infinita, ma molto plastica, molto malleabile, e avviene durante tutto l'arco della nostra vita. E da che cosa è mediata? Principalmente da due fattori, quindi da una parte c'è una sorta di hardware, la nostra genetica, quello che i nostri genitori ci passano, ma altrettanto importante c'è anche una questione di ambiente, quindi tutti gli stimoli a cui noi siamo esposti durante tutta la nostra fase di vita, dal gioco quando siamo bambini, allo sport, alla musica, allo studio, ai viaggi, all'apprendere una seconda lingua. Tutto questo dà vita a un'interazione molto complessa che per ultimo definisce la nostra struttura cerebrale, quindi definisce noi stessi. È chiaro quindi che il cervello è estremamente complesso e questo implica che anche le tecniche che abbiamo per studiarlo si sono evolute nel corso degli anni. Quindi all'inizio diciamo ci basavamo soprattutto su degli studi osservazionali, quindi guardavamo quello che succedeva quando avveniva una lesione a livello del cervello. E se c'era una lesione in A e B funzionava a dismettere, allora A era definitivamente implicato in B. Questo è uno dei casi più famosi che viene molto spesso presentato, è il cosiddetto Phineas Gage, un caso in neurologia nel 1800, il quale subì una grave lesione alla corteccia orbitofrontale a seguito di questa sbarra di metallo che lo trafisse dietro l'orbita sinistra. Phineas Gage fu in grado di sopravvivere a questo tipo di trauma, ma quello che venne poi riportato è che da persona calma e pacifica che era, subì un drastico cambiamento in termini di personalità, quindi diventando aggressivo, irrazionale, impulsivo, quindi non più la persona di prima, diciamo. Questo ci portò a capire che forse quell'area era in qualche modo coinvolta in questo tipo di regolamento emotivo, regolazione emotiva. Con lo stato attuale le tecniche si sono chiaramente evolute, questo non esclude lo studio di casi clinici che rimangono comunque importanti, ma ci ha dato la possibilità di sviluppare altre tecniche. Abbiamo già visto e già sentito parlare delle due principali, quindi la risonanza magnetica e l'elettroencefalografia, le quali ci permettono di avere delle sorte di fotografie o video del funzionamento cerebrale. Dico fotografie quando guardiamo alla struttura cerebrale. Tutte queste immagini provengono dalla stessa macchina, ma sono differenti a seconda del tipo di impulsi e sequenze che vengono utilizzate. Le immagini strutturali sono quindi statiche, ci danno un'informazione sulla struttura stessa del cervello. Quelle funzionali di solito ci raccontano qualcosa circa le alterazioni a livello metabolico, nel flusso sanguigno, nei livelli di ossigeno, oppure direttamente nell'attività elettrica del cervello, perché sappiamo che i nostri neuroni comunicano tramite segnali elettrici che noi possiamo poi registrare a livello dello scalpo. Non esiste chiaramente una tecnica ottimale, nel senso che si tratta sempre di un compromesso. In certi casi possiamo avere una buonissima risoluzione spaziale, millimetrica, ma una bassa risoluzione magari temporale, quindi nell'arco di secondi o minuti che nel cervello equivalgono a un arco temporale molto lungo. E in altri casi, come ad esempio nell'elettroencefalografia, abbiamo una buonissima risoluzione temporale in termini di millisecondi, ma una bassa risoluzione spaziale, quindi la nostra informazione circa la localizzazione del tipo di segnale che registriamo sul cervello è meno accurata. Tuttavia, quello che accomuna tutte queste tecniche è che, come dicevo prima, sono video, fotografie del funzionamento cerebrale. Poi però sta a noi cercare di capire come questo tipo di informazione, di dato strutturale o funzionale, correla con il comportamento, quindi con quello che poi osserviamo e guardiamo nei nostri pazienti o nei nostri volontari durante uno studio. Non ci permette di agire direttamente sul loro funzionamento cerebrale, rimane quindi una sorta di osservazione. Negli ultimi anni questo è stato leggermente superato, comunque affrontato, con l'introduzione delle tecniche di neurostimolazione, che, come dice il termine stesso, sono delle tecniche che ci permettono di stimolare il cervello. Ne esistono di tantissimo tipo e generalmente tuttavia sono comunate dal fatto che utilizzano degli impulsi elettrici, perché appunto, come ho detto, i nostri neuroni funzionano tramite una trasmissione di informazione che avviene a livello elettrico. Quando le tecniche sono invasive, questo richiede impiantare un elettrodo o in profondità nel cervello oppure a livello della corteccia cerebrale, ma comunque richiedono un intervento invasivo, quindi neurochirurgico.
D'altra parte, tuttavia, nel corso degli anni si sono anche sviluppate delle tecniche non invasive, che sono sicure, sono indolori e che soprattutto allo stato attualmente vengono già usate in maniera piuttosto ampia, sia in ambito clinico che in ambito della ricerca. E indipendentemente ci offrono la possibilità di stabilire nessi causali, quindi di andare effettivamente a vedere se quando noi attiviamo quell'area cerebrale si osserva un cambiamento a livello comportamentale, quindi stabilire che effettivamente A è responsabile di B. L'altra cosa che di cui possiamo beneficiare allo stato dei fatti è che queste tecniche possono essere combinate anche con altre tecniche che abbiamo visto prima, quindi di neuroimmagine o elettrofisiologiche. Questo è quindi l'avanzamento della tecnologia di cui beneficiamo tuttora, che ci permette di avere questa sorta di figura quasi completa, che sicuramente aiuta nella nostra comprensione del funzionamento cerebrale. Nel particolare volevo focalizzarmi su quali sono queste due tecniche di stimolazione non invasiva. La prima è sicuramente questa stimolazione elettrica transcranica che si basa sulla la trasmissione di una corrente a basso voltaggio a partire da uno stimolatore con dei cavi elettrici tramite o delle spugne o degli elettrodi che vengono posti direttamente sulla testa del nostro partecipante e tramite cui viene passata una corrente che può essere diretta o alternata, quindi esistono diverse forme di corrente che possiamo passare. E la loro principale, utilizzo è che possono essere applicate per aumentare o diminuire la probabilità di popolazioni neurali di trasmettere un'informazione, quindi di avere un'attività. Siccome questo lavora solo a livello probabilistico, ma non direttamente nell'indurre l'attivazione, c'è poi una seconda tecnica, che è la stimolazione magnetica transcranica, la quale invece fa utilizzo di una bobina in grado di produrre un campo magnetico molto rapido, che in secondo luogo produce una corrente elettrica secondaria in grado di attivare le popolazioni neurali nella corteccia cerebrale del nostro partecipante. Quindi se prima qua aumentiamo la probabilità, qua effettivamente induciamo attività cerebrale. Questo significa che se io applico un impulso nella zona del cervello che so che controlla la mia area della mano, sono poi effettivamente in grado di registrare una risposta muscolare a livello della mano. E questo non è un atto volontario della persona nel muovere la mano, ma è un'attività che io induco dall'esterno tramite la mia stimolazione. La cosa che forse è più vantaggiosa e interessante è che entrambe queste tecniche possono essere utilizzate in maniera piuttosto ampia e hanno diverse applicazioni. Quindi assumiamo che quando noi utilizziamo queste tecniche di neurostimolazione, il nostro outcome finale è quello di voler modificare la performance cognitiva, l'umore, le abilità, le attività motorie del nostro partecipante. Questo è il nostro desiderio finale. Quello da cui partiamo è il cervello stesso dell'individuo, che è dato, come ho già detto, dalla sua genetica e dalle sue influenze ambientali, quindi dalle sue esperienze che insieme combinano e determinano la sua struttura cerebrale. Queste tecniche per partire dal nostro stato di partenza e arrivare al nostro stato di arrivo possono essere utilizzate in diversi modi. Possiamo, ad esempio, se il mio desiderio è aumentare le capacità amnesiche del mio partecipante e so che il consolidamento amnesico avviene la notte, un'idea potrebbe essere applico queste tecniche di stimolazione prima che il mio partecipante vada a dormire. Se voglio invece aumentare la capacità del mio partecipante nelle sue capacità attentive, voglio renderlo migliore in quell'aspetto, un'idea potrebbe essere stimolo il mio partecipante mentre questo è coinvolto in un compito su cui sono interessata a vedere un effetto. E come dicevo, questo può addirittura portarci ad avere un tipo di stimolazione che si adatta in maniera continua al tipo di risposta neurale che io registro in contemporanea, quindi è quello che noi chiamiamo un closed loop, quindi un cerchio che si chiude, se vogliamo. Ed infine queste tecniche permettono di essere attuate, usate a scopi di consolidazione, quindi ripetute tra sessioni e cicli. Alla fine quello che io voglio vedere in tutto questo mio percorso è se sono stata in grado di indurre un cambiamento. Tutto questo sembrerebbe essere già piuttosto avanzato, uno potrebbe dire vabbè, ma allora che cosa ci manca da fare? In realtà ci sono tanti aspetti su cui la ricerca deve ancora investire e su cui si sta attualmente focalizzando. Sicuramente ci manca ancora una visione completa dell'organizzazione cerebrale, ci sono tante cose che ancora non sappiamo e di quali sono i fattori che la influenzano.
Un'altra cosa è che sicuramente se riconosciamo il fatto che il cervello di ognuno di noi è diverso in funzione della sua genetica e delle sue esperienze, se ne deduce anche che non possiamo usare lo stesso tipo di trattamento per tutti, ma anzi è richiesto un certo livello di personalizzazione. E tante altre domande che o stanno emergendo o ancora non abbiamo pensato, ma che sicuramente caratterizzeranno un po' il futuro della ricerca in questo senso. Uno degli approcci che personalmente mi ha sempre molto interessato nello studiare l'organizzazione del cervello è un po' quella di pensare al cervello come una rete, un network. E abbiamo già visto da altre presentazioni che cosa si intende quando parliamo di network neurali. Questo perché in realtà esiste un ampio settore, anche in ambito matematico, che si occupa dello studio dei network, perché sappiamo che tutti i network complessi sono efficaci dal momento in cui beneficiano di una certa organizzazione che è se stessa efficace, quindi una buona organizzazione topografica. Quindi se pensiamo a tre dei forse network più conosciuti, che può essere l'internet, che può essere il trasporto aeroportuale, che può essere la nostra rete elettrica, tutti questi sono network molto efficaci perché garantiscono il passaggio delle informazioni tra le sue componenti in maniera facile, diretta e a costi relativamente limitati. Detto questo, la domanda è perché non possiamo utilizzare queste tecniche anche per studiare network di tipo biologico e come possiamo farlo? Questo è un po' lo scopo di quando questo tipo di analisi viene applicata al cervello, quale network biologico complesso. In particolare, in maniera piuttosto pratica, è un'evoluzione di quelli che sono i dati che comunque ci arrivano dalle neuroimmagini e che vengono trasformati in funzione di grafi che sono di facile interpretazione e che possono essere applicati in diversi settori. Quindi quando parliamo di un grafo cerebrale, quello che facciamo è che se il nostro aeroporto era prima un nodo, in questo caso la nostra area cerebrale è un nostro nodo. Se prima la nostra connessione, il nostro volo aereo, era la connessione tra i diversi aeroporti, adesso la correlazione invece temporale o strutturale presente tra i diversi nodi cerebrali rappresenta la loro connessione. La possibilità di rappresentare un sistema così complesso e semplificarlo, quindi una sorta di interazione tra nodi e per mezzo di queste connessioni, ci permette poi di capire ad esempio quanto un nodo è connesso con tutti gli altri nodi, se ci sono dei pattern ricorrenti nel nostro cervello in termini di organizzazione tra questi nodi, se questi nodi hanno delle preferenze nel collegarsi tra di loro, se si dividono in moduli, quanto sono distanti gli uni dagli altri, perché più sono vicini più facile sarà la loro comunicazione, e viceversa invece se sono più distanti. Per cercare di mettere insieme tutte queste informazioni, durante gli ultimi 3 anni ci siamo focalizzati nello sviluppo di un approccio matematico, se vogliamo chiamarlo, alla personalizzazione degli interventi, mettendo insieme tutti questi tipi di informazione. Quindi partendo da quelli che sono i nostri dati di neuroimmagine su 400 partecipanti, abbiamo costruito una rappresentazione grafica del loro cervello, che quindi possiamo vedere è diviso anche a livello del grafo stesso in 2 emisferi, nel cervelletto, che è questa area posteriore che è principalmente coinvolta nel coordinamento motorio, e nelle aree colorate, che in questo caso rappresentano i nodi in blu, le aree sensoriali, i nodi in viola, le nostre aree visive, eccetera, eccetera. La nostra domanda era, se partiamo dalle nostre neuroimmagini, dalla nostra immagine cerebrale di ognuno di noi, se costruiamo il loro grafo e studiamo esattamente come sono in rapporto i nodi tra di loro per ognuno dei nostri soggetti, possiamo poi costruire un modello che sia in grado di informarci su come avviene un passaggio dell'informazione a livello del cervello individuale? Quindi possiamo, ad esempio, applicare questo tipo di informazione quando vogliamo stimolare il cervello di una persona ed essere sicuri di ottenere una certa transizione di stato, cioè passare da uno stato di attivazione che osserviamo alla baseline, quindi uno stato di riposo tranquillo in cui il soggetto non è coinvolto in nulla, ad uno stato che noi chiamiamo target, cioè quello che io voglio indurre. La domanda è piuttosto rilevante perché allo stato dei fatti molti di questi studi non considerano la variabilità interindividuale e anzi le tecniche di stimolazione genericamente applicano lo stesso tipo di stimolazione tra tutti i nostri soggetti. E mi spiego meglio. Assumiamo che quello che io voglio fare è attivare tutti questi pallini rossi. Questo è il mio stato target. Lo considero il mio esperimento un successo se dopo la mia stimolazione trovo una maggiore attività in queste aree cerebrali che ho evidenziato in rosso. Cosa definisce un passaggio efficace o meno di questa stimolazione?
Da una parte se avviene in poco tempo e dall'altra se il numero di impulsi che io, il numero di nodi che io attivo è il maggiore possibile, quindi il più vicino sono possibile al mio stato target. Come dicevo prima, generalmente quello che viene fatto è che indipendentemente dalla topografia, dall'unicità del cervello delle mie persone, tutti ricevono la stimolazione in uno stesso punto, ad esempio in questo punto rosso. D'altra parte, se io comincio a considerare la variabilità interindividuale nell'organizzazione del cervello, posso osservare che diversi soggetti avranno come punto di stimolazione ottimale dei nodi molto diversi localizzati in posizioni molto diverse nello spazio, quindi in posti diversi, in regioni diverse del loro cervello. Posso usare poi questi modelli per definire cosa succede se io stimolo un nodo piuttosto che un altro e posso vedere che, ad esempio, se io in un soggetto, in un certo partecipante, stimolo questa regione rossa, questi sono i tipi di nodi che troverò attivati a seguito di questa stimolazione. Se io stimolo questa regione verde, specifica del mio soggetto, queste invece sono le tipologie di nodi che troverò a essere attivate maggiormente. La domanda è se vale la pena, perché qui non entro nel dettaglio, ma se vale la pena effettivamente individualizzare, che richiede un certo livello di complessità, tutta questa stimolazione, o se invece potremmo comunque avere lo stesso risultato dimenticandoci della variabilità interindividuale. Quello che abbiamo trovato è che in realtà, almeno a livello del modello, più la nostra stimolazione è personalizzata, maggiore è la quantità di nodi che appartiene al mio stato target che io riesco effettivamente a stimolare, rispetto a quando invece ignoro questa variabilità, e anche più specifica è la mia stimolazione. Questo ad esempio è perché se dovessi rappresentare quelli che sono i nodi di ognuno dei miei soggetti che emergono dalle mie analisi come il target ottimale per ognuno di loro per raggiungere lo stesso stato, troverò che sono disposti in zone diverse del cervello e che sottostanno a fasci di connettività differenti. Quindi di nuovo evidenziare come in realtà i nostri cervelli sono molto diversi. Questo cosa ci porta a concludere? È che sicuramente lo sviluppo di tecniche di stimolazione personalizzata è un po' il futuro in questo senso, perché potrebbe aiutarci ad aumentare l'efficacia e la replicabilità degli effetti che osserviamo, e che siccome, come è già stato detto anche dal prorettore alla ricerca, questo è un ambito estremamente interdisciplinare, tante volte può essere anche utile andare oltre la comfort zone, diciamo, nostra area protetta e sicura, e provare a implementare anche modelli un pochettino più strani che magari avvengono da altri ambienti, ma che possono essere in qualche modo applicati in queste tipologie di studi. Ci tengo a specificare che questi dati rimangono ancora a livello di modello, quindi ci manca un esperimento vero e proprio nel testare questi effetti di stimolazione, però esistono già degli studi in modelli animali di cui abbiamo sentito parlare che sono promettenti e in soggetti che hanno ricevuto stimolazioni di tipo invasivo, quindi con elettrodi impiantati. Se mi immagino quindi quale sarebbe il futuro in questo ambito, secondo quelli che possono essere magari anche i miei interessi personali, è sicuramente lo sviluppo di tecniche di stimolazione che tengono in considerazione molti fattori. Innanzitutto sono tecniche di stimolazione versatili, cioè le posso applicare nel mio soggetto sano, nel mio partecipante, ma anche in diversi tipi di pazienti, nel mio paziente con ictus cerebrale o nel mio paziente Alzheimer. Sono tecniche che richiedono un'acquisizione notevole di dati di neuroimmagine che ci permettono di costruire modelli complessi dell'attività cerebrale per avere delle modellizzazioni efficaci e accurate di quelli che sono gli effetti della nostra stimolazione. Questo premesso che siamo in grado di comprendere il fatto che l'organizzazione topografica del nostro cervello è una sorta di impronta digitale, quindi è unica per ognuno di noi. E come questa è determinata, di nuovo, dalla genetica e dalla esposizione ambientale. Detto questo, quello che ne consegue, una volta che siamo in grado di comprendere tutto questo, che è molto complesso e difficile da implementare, quello che ne verrà successivamente è quindi la possibilità di stimolazioni personalizzate, perché appunto il cervello di ognuno di noi è estremamente differente e richiede un diverso tipo di approccio. Successivamente, che purtroppo ancora rimane uno stato molto ibrido, è la possibilità di costruire questi modelli in maniera ancora più complessa, quindi partendo dalla macroscala di cui ci occupiamo noi, ad inserire fino al livello più basso, quindi di considerare non solo le aree cerebrali come aree così grandi che in realtà occupano popolazioni neurali molto, molto grandi, ma anche considerare l'unicità dei neuroni sottostanti, quindi immaginare una sorta di scacchiera
del nostro cervello e identificare quali sono i punti ottimali per poter indurre, diciamo, l'effetto desiderato. Detto questo, un ringraziamento va a tutti i miei collaboratori che mi hanno accompagnato in questi studi e chiaramente grazie a voi per essere stati qui presenti. Domande? Grazie per la presentazione, una curiosità. Dunque, se ho capito bene, se questa cosa ha il grandioso vantaggio di rendere personalizzato un intervento e quindi parte dal presupposto che ogni individuo, giustamente, ha una propria conformazione che poi può rivelarsi quindi però in uno stesso processo, che è quello che si vuole indagare o che sarà poi il processo target. Ecco, la mia domanda è: se allora c'è una così grande variabilità individuale in termini di quello che poi io andrò a stimolare, come faccio ad essere sicura che dopo la stimolazione conseguirà in un però effetto che è proprio quello che voglio ottenere, essendo che c'è una così grande variabilità individuale e queste connessioni potrebbero, presumo, organizzarsi differentemente e quindi poi indurre anche una modifica del processo magari diversa da quella che mi aspettavo. E una seconda curiosità è in che modo gli individui sani che erano presenti nella slide potrebbero beneficiare di questi interventi. Grazie. Grazie a te per la domanda. Allora, sicuramente è una domanda molto critica e interessante, perché d'altra parte c'è sempre il problema, quando c'è una così grossa variabilità, come possiamo anche poi paragonare gli effetti, no? Nel momento in cui stiamo effettivamente applicando cose diverse in soggetti diversi. La domanda però per me è sempre stata un po' l'opposto, cioè nel senso, come possiamo, riconoscendo il fatto che ormai è un dato di fatto che i nostri cervelli sono organizzati in maniera diversa, per un certo, almeno dal punto di vista funzionale, se non proprio dal punto di vista strutturale, come possiamo noi in realtà paragonare e assumere a priori che quando noi applichiamo lo stesso tipo di trattamento per tutti sia in realtà quella la strada efficace? Nel senso che dal momento che il nostro cervello è organizzato in maniera differente e riconosciamo questo, ne si deduce che il mio obiettivo di paragone non è più lo stato di partenza ed essere sicura che tutti i miei soggetti a livello del momento in cui la terapia viene applicata siano a livello, ma che anzi siano a livello allo stato finale. Quindi per tutti voglio raggiungere quello stato ottimale di attivazione, quello deve essere il mio livello di paragone. Quindi a monte devo poter riconoscere una disparità alla partenza. Questo perché appunto non è tanto livellando il momento della stimolazione, ma è livellando il momento in cui sarò sicura di aver fatto tutto il possibile perché ognuno dei miei partecipanti abbia ricevuto la stimolazione ottimale per se stesso. Questo perché, paradossalmente, se dovessi applicare la stessa stimolazione in tutti i miei partecipanti e cercare di mantenere tutte le mie variabili il più costanti possibili, perché voglio essere sicurissimo che tutti ricevano la stessa cosa, in realtà la mia differenza interindividuale dopo sarà maggiore, piuttosto che ottimizzo in modo da diminuire la loro variabilità successivamente, in quanto garantisco una diminuzione all'outcome della risposta perché è individualizzata, personalizzata alla partenza, no? Quindi è una sorta di inversione del trend. L'altra cosa è che è vero, sicuramente l'applicazione clinica è quella che viene in mente per prima, no? Per rispondere alla domanda, perché voglio migliorare una funzione e la intendo quasi a livello di un paziente in cui uno stato è deficitario, voglio migliorarlo e renderlo sano, per così dire, passatemi il termine. In realtà la nostra capacità di interagire con il sistema cerebrale, quindi con anche il suo output cognitivo, avviene soprattutto a livello sano, in cui siamo più sicuri di come è strutturato il cervello, in cui togliamo delle variabili, quali ad esempio meccanismi di compensazione che invece potremmo avere nel momento in cui studiamo un cervello patologico, e di conseguenza in realtà le applicazioni sul sano diventano essere quelle più pratiche, quelle più facilmente implementabili, specialmente all'inizio, quando queste tecniche ancora sono in via di sviluppo. Quindi la personalizzazione del trattamento attualmente è soprattutto indirizzata in termini di personalizzazione degli interventi di stimolazione nel sano,
che una volta che avremo definito, e non necessariamente il framework che ho presentato sarà quello ottimale, magari altre ricerche dimostreranno altri modelli ancora più ottimali, ma una volta che saremo sicuri di quello potremo poi diciamo spostare la nostra attenzione verso il patologico con tutte le variabili più complesse che si aggiungono in quello scenario. Io volevo chiederti una cosa sempre correlata abbastanza a questo che hai appena detto. Cioè, da quello che vedendo la fattibilità del tuo programma, della tua idea, cioè capisco che nei soggetti normali tu voglia intervenire con una stimolazione per migliorare un task, cioè un target che tu vuoi, cioè una funzione, adesso non lo so, che test ti poni come readout, diciamo, della tua stimolazione. Certo. E quello lo puoi fare su soggetti diversi partendo, applicando quello che hai detto tu, cioè mi metto nella una terapia individuale, cosa che ormai appunto è riconosciuta non solo per la diversità del cervello, ma per tutta la fisiologia, insomma, di qualsiasi organo. Ma quando invece lo applichi a pazienti, cosa che abbiamo visto ieri in un'altra presentazione verso pazienti Alzheimer o con altra demenza, lì lo vedo difficile, nel senso che già è difficile avere dei pazienti che si sottopongono a questi test. Come fai a fare tentativi, diciamo, e mirati soggetto per soggetto quando hai invece il tuo target al recupero di una funzione, insomma, di una... Certo. Allora, in realtà faccio un pochettino riferimento a questa immagine, anche se non è propriamente appropriata. Abbiamo già avuto modo di testare un po' questa personalizzazione proprio in pazienti Alzheimer. Lì l'obiettivo di personalizzazione era leggermente diverso, cioè si basava sul posizionamento di elettrodi per il delivery di questa corrente elettrica che fosse mappata sulla base delle loro aree di ipometabolismo. Quindi in questo caso la personalizzazione era in funzione di un diverso stato target, non era più magari un readout cognitivo, non era più magari un'organizzazione topografica come l'ho presentata io in termini di attivazione di questi nodi, ma era personalizzata su delle mappe metaboliche con l'obiettivo di nuovo, non assumo che tutti i miei soggetti perché hanno quella patologia necessariamente avranno un ipometabolismo lì, perché quella è la definizione tradizionale della patologia, ma anzi cerco di localizzare, di spostare questi elettrodi in funzione di quello che io effettivamente vedo, ad esempio ad una PET. Quindi penso che per rispondere alla domanda sia un po' in funzione di quello. La definizione dello stato target, per così dire, quindi di quello che io poi desidero vedere e per testare se il mio approccio è corretto, è quello che differenzia soprattutto questi studi nel patologico. Quindi, come esempio, ecco che mi viene in mente. Nessuna domanda da casa. Eccone una. Ero curioso di sapere più o meno le tempistiche che servono per ottenere effettivamente dei modelli personalizzati abbastanza attendibili, perché comunque immagino che la quantità di dati da tenere in considerazione sia rilevante, insomma. Assolutamente. Ah, questa è l'aspetto critico, no, attualmente degli approcci di personalizzazione, cioè quanto ne vale la pena fondamentalmente, perché sia in termini monetari che di tempo sono più costose, indubbiamente. Per quanto riguarda le tempistiche, in realtà, ripeto, questo rimane, faccio riferimento a questo modello che sicuramente non sarà poi magari quello più ottimale che la ricerca dimostrerà in futuro, però se dovessimo far riferimento a questo modello, quello il nostro stato di partenza sono delle risonanze magnetiche, quindi si tratta, questi dati sono stati acquisiti, non magari questi, però quelli su cui lavoriamo ora, vengono acquisiti in uno scanner, quindi durante un'ora abbiamo già una buona quantità di dati, sia funzionali che strutturali, a seguito di semplicemente un'ora di risonanza magnetica. Dopodiché, per quanto riguarda la costruzione del modello, quindi del grafo e del modello stesso di propagazione dell'impulso, in realtà non sono modelli così complessi, che è anche la principale drawback di questi studi. Nel senso che in realtà se volessimo costruire modelli ibridi più complessi che considerano tutta la complessità cerebrale, il tempo richiesto sarebbe ancora maggiore. Se dovessi dare una stima temporale, questo modello può andare in un'ora.
dal momento in cui ho i dati puliti, quindi generalmente quando noi acquisiamo dei dati di neuroimmagine, la cosa poi che richiede più tempo è la pulizia di questi dati, da tutte le fonti di rumore, eccetera. Una volta che io ho i miei dati puliti, la costruzione del grafo a partire da delle matrici di connettività non è dispendioso in termini di tempo. Una volta che il modello è stato sviluppato, quindi banalmente una volta che il codice di questo modello è stato scritto, il tempo che ci mette questo modello a fare le sue predizioni è molto limitato. Certo, è stato un investimento in questi anni costruire il modello, scrivere il codice, ma non ci siamo inventati nulla di nuovo, nel senso sono già codici che vengono utilizzati per appunto sia studi che sono stati fatti nell'animale, e faccio riferimento a questi paper se per caso fosse interessato. Quindi sono già, diciamo, modelli conosciuti, è un framework che viene già applicato anche in altri contesti al di fuori del network biologico, quindi come sempre è difficile che veniamo a capo con un concetto completamente nuovo, è più un riadattare un'idea ed integrarla e ad adattarla in funzione di quello di cui ci occupiamo, però non sono, la richiesta di tempo non è così estesa, ecco. Un'altra curiosità, io, secondo te i principali vantaggi derivanti da questo approccio potrebbero essere per la stimolazione magnetica o per quella elettrica? Ho appunto il dubbio che deriva dalla risoluzione spaziale, che per le due tecniche è abbastanza diversa, anche se parliamo di stimolazione elettrica HD, comunque è molto diversa rispetto a quella della TMS. Sì. Principalmente dal mio punto di vista rimane sempre la stimolazione magnetica, solo perché almeno abbiamo una sicurezza di un effetto, cioè effettivamente noi induciamo un'attività elettrica, mentre come dicevo prima, quando abbiamo una stimolazione tipo elettrica è sempre un aumentare della probabilità, no? Abbassiamo la soglia di eccitabilità, quindi dovrebbe aumentare la probabilità dei neuroni di avere un firing neurale. Però questa è un'ulteriore variabile che non possiamo controllare, mentre quando applichiamo un impulso TMS siamo sicuri che la corrente che effettivamente raggiunge la corteccia è sufficiente per indurre una risposta. Ovviamente la TMS ha tanti altri effetti, cioè tante altre cose che la rendono forse leggermente meno pratica, sicuramente la TDCS è di più facile uso, soprattutto se poi arriviamo alle popolazioni con una patologia, diminuiscono i rischi, che benché sono minimi nella TMS comunque rimangono e sono ogni tanto un blocco da parte di comitati etici. È dal punto di vista pratico la stimolazione elettrica è quella più facile. Da un punto però di vista, almeno della sicurezza dell'effetto, dell'essere in grado di poter dire ho stimolato e ho visto un effetto, la TMS rimane quella leggermente migliore. Sarei curiosa personalmente di vedere altre tecniche, stimolazione con ultrasuoni, o che stanno pian piano prendendo un po' interesse nella platea della ricerca. Grazie Arianna, se non ci sono altre domande. Con molto piacere che chiamo sul palco la professoressa Alessandra Simonelli, direttrice del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, per chiudere i lavori. Ok. Devo schiacciare qualcosa? Sì. Ok. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere rimasti fino all'ultimo, perché sono state due giornate intense. Io mi scuso, non ho ascoltato tutti gli interventi, e sono arrivata insomma oggi pomeriggio, quindi ho sentito un po' di cose e inizio facendo outing, nel senso che non sono una neuroscienziata, non mi occupo di neuroscienze, sono una psicologa che si occupa di psicopatologia dello sviluppo, però è ormai già da qualche anno che apro, chiudo, insomma comunque partecipo a queste giornate, e di anno in anno c'è una cosa che mi stupisce sempre e che mi rende molto contenta anche di essere qui oggi: il fatto che non siamo più così alieni gli uni agli altri. E io credo che questo sia uno degli aspetti più importanti delle ricerche che state presentando, cioè il fatto che in questi anni i linguaggi, le tecniche, i ragionamenti stanno sempre andando in una direzione di integrazione delle competenze e anche di complementarietà di obiettivi. Okay? Io lavoro con bambini, famiglie, che hanno caratteristiche che definirei atipiche,
E molto spesso mi chiedo come funzionano i loro cervelli, per esempio, come stanno crescendo, come stanno evolvendo, e se accanto, per esempio, all'intervento psicologico, così come noi lo conosciamo, non potessimo pensare interventi più mirati, no? Più personalizzati, che ci potessero, per esempio, aiutare non solo nel comprendere cosa sta accadendo, ma nel comprendere come migliorare, come sanare, sanificare per certi aspetti quello che sta accadendo. Quindi questo è un primo aspetto che mi piace molto e che ritrovo sempre in queste giornate, cioè il fatto che stiamo andando verso, come dire, non una confusione dei saperi, ma verso una complementarietà dei saperi e verso la costruzione di linguaggi che possano essere linguaggi condivisi tra aree di ricerca che anni fa, vi posso assicurare, erano viste come molto differenti e anche che si guardavano con diffidenza l'una con l'altra. Questo quindi è il primo aspetto che mi fa piacere ritrovare di anno in anno e sono molto contenta di questo, anche solo per il fatto che io ho iniziato a studiare le neuroscienze, pur non essendo un'esperta, perché credo che in molte altre attività della pratica clinica intesa in senso psicologico, medico, riabilitativo, occorra avere delle basi, occorra sapere delle cose che magari non attengono alla nostra formazione di base per essere più incisivi, quantomeno come cornice di riferimento, anche se poi non siamo magari i ricercatori che fanno quelle ricerche, che sanno di quelle cose. E quindi questo mi fa molto piacere. L'altro aspetto che ritrovo e che sottolineo è che sempre di più la ricerca neuroscientifica sta diventando una ricerca neuroscientifica che si occupa e si preoccupa di capire come i dati della ricerca possono arrivare a fare qualcosa per. Anche questo non è scontato. Non era scontato 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. Cioè mi fa molto piacere pensare, soprattutto voi che siete tutti molto giovani all'inizio delle vostre carriere, che nella vostra testa ci sono domande di ricerca, ma ci sono anche domande che riguardano il tema di cosa posso fare io con i risultati della mia ricerca. Cioè dove li colloco, non soltanto come collocazione editoriale, ma dove li colloco nel pensare dispositivi che possano in qualche modo arrivare alle persone. Questo è un altro tema, secondo me, centrale della ricerca, centrale della scienza, perché la scienza ha un valore in quanto tale, ovviamente, la conoscenza ha un valore in quanto tale. Però molte conoscenze noi sappiamo che possono cambiare le vite delle persone e il fatto che nei lavori che voi presentate ci sia sempre più spesso questo tema, sia da un punto di vista teorico, sia nell'impostazione, sia nei metodi che utilizzate, sia come ho sentito in queste ultime relazioni, per esempio anche nel mondo animale, non soltanto nel mondo umano, io lo trovo molto affascinante perché vuol dire che nella testa del ricercatore c'è già l'idea del fatto che c'è qualcuno a cui deve arrivare questa ricerca. E quindi che in qualche modo la conoscenza non ha soltanto un valore di per sé, che è riconosciuto, ma anche un valore nella misura in cui può incidere su tutto quello che è il processo tecnologico, il processo della salute, gli interventi sulla prevenzione, le scelte a volte anche che si fanno a livello politico, a livello economico e che riguardano la vita delle persone. Questo è l'altro aspetto che volevo sottolineare. E l'ultimo aspetto, perché penso che un discorso troppo lungo a quest'ora non sia sensato. Poi io ogni tanto mi annoio a sentire la mia voce mentre parlo, quindi cioè, vi evito, come dire, di annoiarvi a vostra volta. Vi sono grata del fatto che nelle relazioni che ho ascoltato, ma anche negli abstract che ho letto e quindi non ho ascoltato, ci sia questo doppio canale che molti di voi hanno messo in evidenza tra la generalizzabilità dei dati e la personalizzazione dei dati. Cioè anche queste sono, come dire, due strade che spesso sono stati binari che non si sono incontrati mai, no? Per esempio nell'ambito della psicologia dello sviluppo, vi parlo di qualcosa che so, noi per anni abbiamo studiato per capire quali erano processi di sviluppo universali, quindi che riguardassero tutti i bambini. E abbiamo poi detto quei bambini che non arrivano in quel modo, in quel tempo, a quella tappa, sono bambini per esempio che hanno uno sviluppo atipico. Noi oggi sappiamo che se da una parte ci sono dei processi universali, dall'altra parte, anche dentro i processi universali, ognuno di noi percorre quella strada in un modo che può essere differente da qualcun altro, a livello cerebrale, a livello comportamentale, a livello di contesto di appartenenza. Ecco, avere questi due canali sempre presenti trovo che sia di una grandissima ricchezza.
Perché è chiaro che la ricerca, è chiaro anche che i risultati e le applicazioni della ricerca possono essere molto sfruttate se noi andiamo sui processi universali, perché possiamo toccare una vasta gamma della popolazione. È vero però anche che dentro questi processi universali ognuno di noi ha delle specificità, e quindi cominciare a ragionare sulle specificità credo che sia un dato molto interessante. Quindi mettere insieme questi due tasselli e mettere insieme il fatto che, un po' l'ultima relazione mi ha stimolato questo, in questa interfaccia generale personale c'è anche da inserire un nuovo elemento. Non è soltanto la funzione che mi interessa, ma è anche come io arrivo a rappresentare, a elaborare quella funzione. Cioè, quindi non è solo l'obiettivo, ma anche il processo che mi deve interessare. Quindi mettendo insieme tutti questi aspetti, noi abbiamo la possibilità di avere una grande mole di informazioni, ma anche di andare, come dire, dal generale al personale, dal personale al generale e viceversa, pensando appunto che tutti questi dati possono effettivamente generare delle ricadute importantissime. Ecco, io vi ringrazio per tutto questo. Lo ritrovo ogni anno in questi due giorni in cui i giovani ricercatori parlano di cervello, diciamo, di neuroscienze, di cervello, e mi fa piacere che sia un trend che non vi spaventa, perché sì, perché è più, semplificare per certi aspetti è rassicurante, no? Perché è un trend che complessifica, perché significa tenere a mente, oltre tutte le variabili della ricerca, tutti questi aspetti, no? E quindi fare delle scelte nell'impostazione dei vostri progetti di ricerca, nell'impostazione dei metodi da usare, delle analisi statistiche, fare delle scelte che sono molto più complesse rispetto al fatto di avere un obiettivo standard molto focale e molto, come dire, limitato. E quindi sono contenta che non vi spaventi e che questi dati possano essere sempre di più ampliati, perché abbiamo bisogno di tanti dati, e perché chi come me, ma penso anche in ambito medico, in ambito sanitario, in altri ambiti applicativi, lavora poi con le persone, ha bisogno di tutti questi dati a disposizione, non perché poi, come dire, li raccontiamo ai nostri pazienti, ma ne abbiamo bisogno noi nella nostra testa, a nostra volta, nei nostri cervelli, perché sulla base di questi dati, per esempio, possiamo pensare a interventi più specializzati, possiamo pensare alternative ai classici trattamenti. E questo, secondo me, diventa molto importante, molto arricchente, e anche supera quella dicotomia che io ormai, alla quale ho un'allergia ormai molto sviluppata tra ricerca di base e ricerca applicata, chi, no? Cioè chi, i puristi, i meno puristi. Cioè, la ricerca è ricerca. Le domande devono essere domande elevate, complesse, importanti, e devono contemplare fra le loro domande anche cosa ce ne facciamo noi di questi dati, cioè cosa significano questi dati, che ricaduta hanno questi dati. Ecco, io questo lo ritrovo sempre e mi fa molto molto piacere. Chiudo con un piccolo esempio. Io ho lavorato da tanti anni con giovani mamme, giovani donne che hanno fatto e fanno uso di sostanze. E per molti, molti anni abbiamo lavorato soltanto da un punto di vista, come dire, clinico, per quello che la psicologia conosceva. Queste sono mamme un po' particolari, nel senso che sono state ragazzine, come potete immaginare, problematiche, hanno avuto accesso precocemente all'uso di sostanze, quindi i loro cervelli sono stati stimolati in maniera molto atipica. Quindi forse, o forse alcune teorie ci dicono, erano già un po' atipici, per cui hanno fatto uso di sostanze per, come dire, compensare la tipicità. Comunque sia, diciamo che siamo confrontati con delle ragazze che hanno avuto un'attività cerebrale con grandi interferenze di natura chimica, no? Quantomeno per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, e nei confronti dei loro bambini hanno uno stile di cura, uno stile di accudimento che è davvero molto particolare, no? Nel senso che a volte non si accorgono di cosa chiede il bambino, non danno significato al pianto del bambino. Tanto è vero che in passato non c'erano programmi a supporto di queste DIA di madre-bambino, ma l'idea era quella che se una mamma partoriva in condizione di dipendenza da sostanze, arrivava il minore era considerato in stato di pregiudizio, quindi in stato di pericolo, e quindi c'erano subito degli interventi di separazione
Cioè, non puoi fare la mamma se hai queste caratteristiche. La cosa che mi ha molto colpito in questi anni è che noi appunto abbiamo per anni fatto interventi in comunità, sul territorio, a casa, insomma, di varia natura, ma che considerassero tutti questi aspetti solo da un punto di vista comportamentale, no? Per cui la mamma non capisce cosa dice il bambino, oppure capisce ma non risponde in maniera adeguata, anche con un aspetto ogni tanto colpevolizzante, non hanno voglia, sono sempre le solite, sono egoisti, non hanno voglia, hanno una struttura, un funzionamento di personalità che non gli consente di. Ecco, cominciano a comparire su queste popolazioni degli studi sui loro cervelli, sul funzionamento cerebrale, sul funzionamento, come dire, anche da un punto di vista chimico, no? Di come funzionano queste mamme, e si sta iniziando a vedere che da un punto di vista funzionale e anche da un punto di vista strutturale l'uso massiccio di sostanze, soprattutto in età evolutiva, ha trasformato il loro funzionamento cerebrale. E questo cosa ci cambia? Beh, ci cambia tantissimo. Intanto sappiamo che se non sentono il pianto del bambino non è perché non ne hanno voglia. E questo cambia profondamente l'approccio clinico nei confronti di queste persone. Perché toglie la colpevolizzazione, che non vuol dire che tolga l'idea che noi dobbiamo intervenire, perché ci sono dei bambini che vanno comunque cresciuti, ma ci toglie quell'idea di dire tu non lo fai perché lo potresti fare ma non lo sai fare. Ci mette nell'idea tu non lo fai perché c'è qualcosa dentro di te che è così diverso da come dovrebbe funzionare il tuo corpo, la tua mente, il tuo comportamento, che ti impedisce di farlo, e quindi dobbiamo trovare delle strade alternative. Per esempio, una cosa che stanno inserendo in molte strutture che lavorano in collaborazione con noi è, accanto alla psicoterapia, la riabilitazione neuropsicologica, perché sappiamo che le sostanze stupefacenti, per esempio, interferiscono molto col funzionamento delle funzioni esecutive. E le funzioni esecutive, per chi ha bisogno di occuparsi di un bambino, sono fondamentali, perché bisogna pianificare. No? Quindi, per farvi capire che sempre di più questa integrazione ci sta dando grandi aperture e ci sta, secondo me, da una parte dando, come dire, una conoscenza che è centrale, che è fondamentale e che è sempre più evoluta. Dall'altra parte però, in ambito applicativo, sta ridimensionando molto alcuni pregiudizi, alcuni punti di vista sulla base dei quali noi lavoravamo, e sta trasformando profondamente anche il lavoro di chi non è magari un neuroscienziato, non fa ricerca ai vostri livelli, ma si trova a dover lavorare con persone che hanno esattamente le caratteristiche che voi state descrivendo. E questo cambia completamente il punto di vista e lo migliora fortemente, perché toglie il giudizio, toglie il senso di colpa e apre a scenari nuovi. Per esempio al fatto che per essere buone mamme dobbiamo avere un cervello funzionante. No? Non bastano gli affetti, non bastano gli abbracci, ma per esempio ci serve un buon funzionamento neuropsicologico. E questo è un dato centrale che, per esempio, in alcune teorie non è mai stato contemplato fino ai giorni nostri. Quindi vi ringrazio molto, ringrazio di essere qui, ringrazio gli organizzatori, tutti, non faccio i nomi perché insomma, e faccio una piccola chiusura. Non ho capito perché eri preoccupato del fatto che non capissimo che ci sono tanti anni di ricerca dietro queste poche slide. Lo capiamo. Quanto meno sono le slide, quanto più sono gli anni di ricerca che ci stanno dietro. Quindi grazie, grazie mille per il vostro lavoro e faccio a tutti, visto che vedo facce molto giovani, grandi auguri anche per le vostre carriere, che spero possano continuare in questa direzione e in questa apertura che ho visto, che ho letto e che ho sentito in queste ore. Grazie. Grazie davvero per questo intervento assolutamente lungimirante. Spero che questa convergenza dei punti di vista sia sempre più forte negli anni a venire. Non mi resta che ringraziarvi tutti quanti per l'attenzione. Spero che non siate troppo sfiniti, sia dal vivo che online. E ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci a tutti.